Allora, salve a tutti cari amici, sono sempre io, il ricercatore Emiliano Babilonia. Siamo qui per fare una nuova intervista, testimonianza di un ragazzo che viene sottoposto a questi attacchi e manipolazioni da parte ovviamente di agenzie deviate sovraistituzionali che gli creano tantissimi disturbi e tantissime patologie. Che ovviamente lui poi ci dirà in questa intervista. Voglio ricordare a tutte le persone che vogliono fare un'intervista testimonianza sui miei canali di YouTube, Radio Web e canali di Facebook di contattarmi tramite email vittime del controllo neurale @gmail.com. E chiedo anche a tutte le persone, insomma, che ascoltano o che ascolteranno questa intervista di iscriversi ai miei canali Angeli Custodi MK Ultra Italia su YouTube e Emiliano Babilonia 1 sempre su YouTube. Voglio ricordare il mio account pubblico su Facebook, che è collegato anche Messenger, Emiliano Babilonia Italia, un account pubblico dove do l'amicizia a tutti, ovviamente account attendibili. Adesso voglio lasciare la parola a questo ragazzo che ci spiegherà di quale regione, insomma, d'Italia è e spiegherà tutte le sue vicende causate proprio da questi deviati dello Stato, da queste persone che effettuano esperimenti su cavie umane che purtroppo creano tantissimi danni, come me l'hanno creati a me, come li stanno creando ad altre centinaia e centinaia di persone, ma sia in Italia che in tutte le parti del mondo. Noi cerchiamo ovviamente di fare le denunce e portarle in procura per farci ascoltare da qualcuno delle forze dell'ordine, ma sembra che qualcuno blocchi queste denunce. Ma noi creeremo una sorta di strategia e faremo in modo di organizzare delle denunce collettive che saranno mandate ovviamente in tutte le parti d'Italia, in tutte le procure d'Italia, così lo stesso giorno e nello stesso identica mattinata. Avremo la possibilità di far ascoltare la nostra parola anche alle persone delle forze dell'ordine in tutte le parti d'Italia. Adesso lascio la parola a questo ragazzo e sentite che cosa gli fanno. Eccoci qui, finalmente. Buonasera Emiliano, buonasera a tutti. Io sono un ragazzo del nord-est, precisamente del Veneto, e dal 2002 sono vittima di controllo mentale. E a partire proprio dal 2002 ho iniziato a notare dei strani avvenimenti nella mia vita e da questi avvenimenti è iniziato un graduale deterioramento del mio stato psicofisico e anche delle relazioni sociali e poi familiari. Diciamo che per gran parte di questa situazione è tutto abbastanza insanabile. Preciso da subito che da qualche giorno ho depositato la mia prima denuncia presso la Procura della Repubblica della mia città. È una denuncia molto corposa, nel senso che sono 12 facciate, dove praticamente ho descritto tutto quello che ovviamente mi è accaduto. La denuncia l'ho impostata secondo i consigli di Emiliano, cioè lasciate perdere tutte le cose, tipo la gente per strada mi guarda male, i vicini hanno le armi psicotroniche e queste cose qua. Sono cose che, pur avendo un fondo di verità, perché ce lo fanno credere, ma è meglio non citarle, li porrebbero sotto una cattiva luce, diventerebbero controproduttive in questa fase. Qui nel canale di Emiliano ho trovato una bozza di una denuncia dalla quale ho preso spunto anche per sbloccarmi, nel senso che ho fatto la denuncia proprio adesso perché di recente sono capitato nel canale di Emiliano e ho capito, cioè almeno ho avuto la conferma che si trattava di una certa tecnologia. Ho visto i video di Emiliano, è stato tutto molto più chiaro, cioè ha un senso più compiuto la cosa, dunque adesso non ci sono più scusanti, non ci sono più scuse e si può procedere con la denuncia tranquillamente. Mentre c'è chi invece si blocca e va a denunciare il vicino perché proprio non sa. Io fortunatamente non ho mai denunciato nessuno fino adesso perché comunque non è nella mia indole farlo, però accade, adesso sappiamo che la cosa ha una testa e una coda. Seconda premessa è che io fino a ottobre scorso ero in un cul-de-sac, nel senso che pur avendo compreso
di cosa si trattava, che non si trattava praticamente di gang stalking, ma ripeto, dopo quello che ho visto e capito dai video di Emiliano, sono cambiate tantissime cose, ma pochissimi giorni, nel senso da una totale apatia e rassegnazione, non guardavo neanche più niente in internet, me ne fregavo, subivo e basta, ero praticamente rassegnato in attesa che accadesse qualcosa, ma Dio sa solo quando, e mi sono trovato in pochissimi giorni a fare una denuncia, adesso sto facendo anche questa intervista denuncia. E dico questo perché c'è stata veramente una maturazione della mia persona, poi magari vi spiego un po' meglio come, però c'è stata, in pochissimi giorni, ripeto. Da quello che mi è accaduto, io non ho mai pensato di essere posseduto, non ho mai pensato di essere un addotto, non ho mai pensato di avere microchip, anche se sono accaduti un paio di episodi che potevano farlo pensare. Non ho mai pensato di essere pazzo, e non ho mai sentito voci nella testa, cosa che invece è molto diffusa. Sono accaduti un paio di episodi dove è accaduta sta cosa, però poi non hanno più fatto niente, vuol dire che comunque da quella che è la prima fase che viene monitorata la vittima, il nuovo target individual, per capire quali sono i suoi punti deboli, che indole ha, il carattere, probabilmente hanno valutato che non era il mio caso. Vuoi dire le voci come te le facevano sentire? Perché molte persone credono che tutte le persone che gli stanno intorno sono i manipolatori, esatto. Stalker. Sì, di questo poi parlerò in maniera più ampia, perché ho fatto anche l'esperimento tuo delle cuffie e ha dato veramente dei risultati eccezionali. Ripeto, cosa è successo con queste voci? Io vivo, lavoro in una città che è frequentata da molti turisti. E praticamente passo vicino a un gruppo di cinesi, erano chiaramente dei cinesi, e li sento parlare nel dialetto locale. Al che attirano la mia attenzione, mi giro, li guardo e poi continuano a parlare in cinese. Questa volta è accaduto due volte. Poi è accaduto anche un'altra volta con dei signori sempre turisti, sempre questo discorso del dialetto. E una notte invece mi hanno fatto una voce all'orecchio tipo oltretomba, però ugualmente io non ho reagito e mi hanno creato tipo i brividi dell'orrore sulla schiena, ma hanno fatto tutto loro. Con queste cose qua con me non attaccano, praticamente no, è una cosa che non hanno portato avanti. In compenso hanno fatto tutto il resto del protocollo. Ecco, come sentite, io sto parlando in maniera tranquilla. Farò anche nel mio carattere farei anche un po' di ironia, però le interviste che ho sentito, perché quelle appena ho trovato me le sono ascoltate tutte, ho sentito persone veramente demoralizzate, veramente giù, e altre invece molto combattive, però arrabbiate. Diciamo che l'atteggiamento giusto in questa cosa sta nel mezzo, combattivi però positivi, secondo me. Tutte le interviste che ho ascoltato condivido pienamente tutto, addirittura certe sono veramente la fotocopia del mio protocollo. E sono state dette tante cose, ognuno ha detto cose differenti, e concordo tutto, preciso che sposo in pieno la teoria di Emiliano. Ve l'ho già detto nella nostra corrispondenza precedente, perché è l'unica che ha un senso. Microchip e la gente che parla talking di strada, cioè, non ha senso, in questa situazione non ha senso, perché la tecnologia è talmente alta, talmente che ci passa non sopra la testa di più, che tutto questo perde senso. Possiamo andare avanti? Sì, vai avanti tranquillamente. Ok, per quanto riguarda la denuncia, volevo dare un consiglio a chi fa una denuncia riassuntiva di anni tipo la mia. So per esperienza che chi leggerà la vostra denuncia, come tutte le altre, generalmente dà una scorsa veloce cercando di individuare il reato per sapere che strada fargli prendere. Pertanto,
ho iniziato praticamente spiegando che problema avevo io, cioè quello dei danni psicofisici qua e là, e che in base alle mie ricerche individuavo quei soggetti come causa. Dopodiché ho citato degli estremi di legge per i reati che rilevo, ma sono quelli che rilevano un po' tutti, sono quelli sperimentazione su cavie umane, tortura di persone, violenza e violazione dei diritti umani. Queste qua mettetele proprio in corsivo, sulla prima facciata, in modo che chi legge sa subito di cosa si tratta. Poi ho detto delle armi non convenzionali che si usano, ovviamente per quanto che ho appreso dal canale sempre Angeli Custodi, ho elencato gli effetti negativi in generale sulla popolazione, come per dire sì, colpiscono noi ma colpiscono anche voi. Poi ho scritto che esiste un gruppo di target individual che sono sottoposti a determinate sperimentazioni e che probabilmente ho avanzato delle ipotesi del perché sono scelti. Poi a gruppi di anni ho messo quello che mi è accaduto, mettetelo però alla fine. Poi alla fine vi consiglio di scrivere che non è vostra intenzione porre fine alla vostra esistenza e che se ci saranno nuovi elementi procederete con una nuova denuncia cautelativa citando la presente. Così, intanto, perché Emiliano a ogni cosa che gli accadeva faceva una denuncia, ma perché aveva capito di cosa si trattava. Se adesso arrivate così come sono arrivato io al bandolo della matassa, è giusto che scriviate tutto quello che vi viene in mente e poi così avete consegnato il malloppo, perché alla fine le cose sono tante. E poi conclusioni di rito e si consegna. Vabbè, dopo questa breve introduzione con le premesse, diciamo che possiamo iniziare con questo viaggio su quanto è accaduto a me. Quando fate la denuncia, che scriverete tantissima roba, io vi esorto a farla, poi vi verranno in mente, perché sarà una fotografia allo stato di fatto, poi nei giorni successivi vi verranno in mente altre cose e capirete ancora di più, secondo me. E quello che è accaduto a me, tipo stamattina, a me è venuto in mente che io dico del 2002, però è accaduto prima, nel 2001, ho iniziato ad avere del calo di rendimento, questo me lo ricordo. Poi nel 2002 sono stato sensibilizzato al mobbing e stalking contemporaneamente, alla paranoia e anche alle manie di persecuzione. Nel 2002 è successo un putiferio, praticamente secondo me sono stato sensibilizzato per vedere la mia reazione, perché poi il 2004 è stato un anno anche tranquillo, me lo ricordo anche un anno piacevole. E andiamo al 2005, vi faccio un elenco, perché vi dico una cosa, come ve la dirà chi è arrivato al punto mio, del protocollo, che accadranno delle cose a periodi, saranno cose differenti, tipo all'inizio ci saranno delle malattie, dolori, problemi che adesso io vi leggerò, e sono questi che io inizio perché sono i primi che sono arrivati e per la loro, per come sono stati, sono anomali. Poi inizierà l'ostracismo sociale, che si sommerà al discorso di tutte le magagne che vi verranno. Poi ci sarà il gang stalking di strada, che sfumerà, e poi arriveranno tutte le altre cose. Pertanto io inizio con quello che ricordo. Era il 2005, mi iniziano numerosi stati influenzali accompagnati da dolorose enormi placche bianche. Avevo proprio una placca bianca con un buco al centro, oppure anche due, con ricaduta 4 volte l'anno. Altra premessa. Io vi racconto queste cose, però non pensate che io sia uno dalla salute cagionevole. Cioè io fino ai 35 anni al massimo ho avuto un ernia discale che mi sono operato, poi qualche raffreddore, cioè mi sono nato in campagna, all'aria aperta, salute cagionevole proprio no.
Pertanto procediamo. Ricadute 4 volte l'anno con sta roba, febbri, antibiotici, e poi ho fatto anche esami approfonditi perché era, per come si manifestavano, per l'aspetto che avevano, poteva essere anche qualcosa di più grave. Poi ho avuto contrazione muscolare bilaterale del trapezio intermedio ed inferiore del muscolo infraspinato. Erano dolori e difficoltà di movimento. Faccio delle terapie manuali per metterli a posto. Finite le terapie, puff, contratti un'altra volta. Questo per anni. Inizio cervicalgie. Per la mia cervicalgia potrei scrivere un libro. Che succede? Iniziano. Nel tempo diventeranno acute. Soffrirò di cervicalgie dal 2006 al 2017. Avrò dolori ogni giorno per gran parte dei mesi dell'anno, con punte nei cambi di stagione, che mi costringeranno a letto anche 3 giorni di fila con vertigini e nausea. Portatemi qui qualcuno che ha avuto la stessa cosa e ne discutiamo, perché io non conosco nessuno, anzi quando lo racconto rimango a bocca aperta. Dolore acuto puntuale appena sotto, questa è veramente strana, sotto alla scapola sinistra. Sembrava ci fosse un buco di 1,5 cm, tipo un foro di proiettile, ma mi guardavo allo specchio e non c'era niente, non si vedeva niente e non era neanche arrossato. Mi scomparirà dopo anni e ha fatto una breve apparizione. Dopo che ho scoperto il canale, che ho deciso di fare la denuncia, c'è stato proprio un passaggio, un refresh per ricordarmi tutte queste robe, come per dire guarda che eravamo noi. Veramente strana sta roba, come per dire ma vabbè. Tempi proprio era sto foro e quando ti stendevi a letto lo sentivi, ma faceva male, stranissima roba. Dalla metà del 2008 noto un ronzio alle orecchie, faccio la prima visita, mi dicono ma vabbè aspetta se passa, non passa niente, vai a altre visite specialistiche, esami dell'udito, risonanze magnetiche, viene fuori che sono acufeni. Acufeni che ovviamente sono in assenza di trauma, perché io non ho avuto alcun trauma, pertanto sono acufeni artificiali. Ce li ho tuttora, dal 2008, tutti i giorni me ne accorgo che li ho, e a certi orari, tipo ultimamente dopo le 19 me li alzano, c'è un motivo, perché uso gli auricolari con la musica per non sentire i rumori. Dunque ecco, te li alzano così ti dà fastidio. Dal 2019 al 2011 iniziano numerosi accessi al pronto soccorso per dolori vari, ma in particolare per persistenti dolori al torace, oppressione toracica ed aumento di battiti cardiaci. Ogni volta pensavo di avere un infarto o che stessi per avere un infarto. Ovvio che vado all'ospedale al pronto soccorso, ti fanno l'elettrocardiogramma, tutti gli esami di routine, sangue, urine. Ho eseguito a questo punto, vista l'età, visto anche il tipo di lavoro che facevo, una visita specialistica, altri esami approfonditi tipo l'Holter ECG, che è un esame di 24 ore che ti monitora. Tutti gli esami danno esito negativo. Nel frattempo all'ospedale, al pronto soccorso, mi guadagno la nomea dell'ipocondriaco e dai primi ticket da 20 euro che pago per emergenza inizio a pagare ticket da 65 euro. Altro episodio anomalo, sempre in questi anni, si è verificato con dei disturbi al nervo vago. Il malfunzionamento del nervo vago causa vertigini, tachicardia, nausea, blocco della digestione, dissenteria, vomito, fino alla crisi vagale. Questo vuol dire che si può svenire mentre si è in preda ai conati di vomito e contemporaneamente alla dissenteria. In questa occasione io ho detto ok, sono arrivato alla fine dei miei giorni. Per quello che racconterò, se c'è qualcuno con lo stomaco debole o qualche signora può stoppare e mandare avanti. Scusate, bevo un po' d'acqua. Accade che una sera mangio dei pomodoro, quelli verdi da insalata. Li cito perché saranno protagonisti per parecchio tempo in sta storia. Mangio sti pomodoro, vado, mi stendo in divano, a quel punto prendo il sonno che non è abitudine in divano, mi sveglio alle 4 di notte, sento che sto male, ho i pomodoro praticamente fermi qua sullo stomaco ma a livello dello sterno.
Sento i succhi gastrici che lavorano, non combinano niente. Mi alzo, barcollando, vado in bagno, vomito, niente, vomito, succhi gastrici, i pomodoro non escono. Mi stendo a letto, giramento, sto male. Mi rialzo, torno in bagno e mi trovo praticamente che sto con la testa dentro il water che vomito e contemporaneamente dissenteria. Ma in continuazione, acqua, buttavo fuori acqua e basta. A quel punto inizio a svenire, perché il nervo vago praticamente parte dalla nuca, si estende lungo tutto quanto la spina dorsale e poi avvolge tutto quanto l'apparato digerente e dunque ti può bloccare la digestione. Cosa accade? Che cerco di tornare a letto perché vedo che sto svenendo, giramenti, vertigini. Scivolo su quello che c'è per terra, ma contemporaneamente anche svengo, dunque non so quanto rimango sul pavimento, se 3 minuti, un quarto d'ora, un'ora. Quando mi riprendo, cerco di rialzarmi, ma comunque svengo, scivolando ancora, questo per 3 volte. L'ultima volta che mi alzo, svengo, scivolo, pianto il piede sullo stipite della porta, mi fratturo 2 dita, a quel punto mi trascino a letto e rimango là, tipo un naufrago che si stende sulla zattera di fortuna in piena notte, in pieno oceano e spera che la zattera lo porti a riva. Pertanto la zattera o va a largo o lo porta a riva. Io ero così, fermo, bloccato, paralizzato, stavo male, se mi alzavo vomitavo, se mi alzavo svenivo. Questo per... allora, dai 2 ai 3 giorni, senza mangiare, senza bere, bloccato a letto. Poi passano al quarto giorno, forse al tardo terzo giorno, ho mangiato qualcosa, tipo delle proteine da palestra che avevo lì, l'unica cosa che comunque avevano della sostanza, ma non le avrei vomitate. Al quarto giorno riesco a portarmi all'ospedale, al pronto soccorso. Una premessa, ormai all'epoca già c'era l'ostracismo sociale in piena, pertanto nessuno chiamò per sentire, ma neanche io, non avevo neanche la forza di chiamare l'ambulanza. Praticamente ero solo, abbandonato e pensavo di morire. Mi porto all'ospedale. Ovviamente mi ingessano il piede, fanno tutti quanti gli esami, dicono tutto a posto. Tutto a posto, torni a casa. Ovvio che poi le persone ti vedono anche a lavoro con sto affare al piede, che ti sei rotto le dita, ti chiedono ma cosa è successo, tu gli spieghi, oh, ma senti che storia che mi è accaduta. Vedevo le facce incredule e dicevano tipo, ha fatto festa, eh? Che vuol dire? Hai alzato il gomito, no? Cioè, se per alzare il gomito bisogna anche bere, essere dei bevitori, cosa che io non sono. Cioè, al massimo bevo un bicchiere. Quando vado proprio al ristorante, si beve l'aperitivo e poi un bicchiere di vino. Basta, cioè, non sono un bevitore. Questa è quando ho visto la morte in faccia. Poi accade che vedo delle gravi, ci sono delle, in questo periodo vedo proprio delle carenze di memoria assurde. Più volte mi accorgo che ad episodio televisivo inoltrato, o anche a metà episodio, ecco, l'ho già visto la settimana prima, ma la cosa non è passato un mese, due, una settimana. E pertanto si sa benissimo che gli episodi, tipo i reality, le cose, sono un format, hanno dei momenti bassi, dei momenti alti, sono fatti apposta per tenere alta l'attenzione. Com'è possibile che io per metà episodio non mi accorga di averlo già visto una settimana prima? È strana sta cosa. Poi qua siamo nel 2015, mi compaiono sulla nuca vicino all'orecchio destro un paio di protuberanze. Sembravano quelle cose degli anziani, veramente antiestetiche.
Faccio la visita specialistica, mi dicono che sono dei lipomi che li possono asportare con un'operazione chirurgica in anestesia locale. Il giorno dell'intervento, dopo la prima incisione, cioè vuol dire che il chirurgo li ha tastati, li ha individuati, almeno uno, incide per toglierlo, basta, spariti i lipomi, non ci sono più. Il chirurgo continua a maneggiare con le dita, va dentro, c'è dolore perché comunque era un'anestesia locale, a un bel momento rinuncia, sutura e via a casa. Nel 2017 mi rivolgo a un medico privato perché comunque i dolori erano fortissimi dolori alla schiena, eseguo sta risonanza magnetica e anche qui è strano, perché entro dentro sto studio di un medico privato, mi dice se ho avuto qualcosa in passato, io dico sì, ho avuto un'ernia discale. Scusa che ti disturbo, prego. Erano lipomi, non microchip. No, lipomi. No, perché tanta gente magari fa delle piccole operazioni per levarsi dei nei o per levarsi del grasso, delle cartilagini, e invece dicono che invece di le cartilagini che trovano i microchip, e poi questi microchip non si riescono mai a vedere, non arrivano mai le fotografie, non arrivano mai i filmati, perché ovviamente non sono microchip, con le armi ad energie dirette ci sparano delle frequenze che penetrano nei centri nervosi centrali e ci possono creare qualunque patologia e qualunque disturbo a loro piacimento, ovviamente. Colgo questa cosa per dirti, perché prima ho accennato che ci sono stati, a proposito dei microchip, c'è stato un episodio abbastanza originale. Avevo fatto un'operazione questa volta proprio per, l'avevo voluta io non era per malattia, ho fatto un'operazione e erano previsti sia i punti interni che i punti esterni. Fatto sta che dopo qualche anno, passando la mano sopra, si sentiva sto pungiglione e ho tentato io qualche volta di toglierlo con la pinzetta e quella chirurgica, non ci sono riuscito. A questo punto ho chiamato lo studio, ho detto questo problema, vabbè, venga qui che lo togliamo. Vado in questo studio e incidono un attimo, track, tirano via e l'infermiera lo prende con una gazza. Al che io faccio, posso vedere cos'è? Questi qua si girano tutti e due di colpo, mi guardano, tipo cartone animato, tipo film, non so se hai presente, no? E rimangono fermi. E io guardo, posso vederlo? La signora furba fa, niente, cioè non c'è niente, fa, anzi, si guardava per terra, tipo è caduto, non si vede più niente. Butta lì, io ho detto, vabbè, non sarà proprio niente. Però ammetti che come è strana sta cosa. A me, poi, a me sembrava, dall'aspetto, da come ho sentito descritto poi dopo tempo, sembrava un impianto. Ora, io ho capito una cosa di tutta questa storia, è che loro fanno queste cose e poi creano dei collegamenti. Ma nel senso che... Te ti sei operato però, te lo sei levato questa cosa che avevi addosso. Sì, i disturbi sono cambiati? No, bravo. Quindi è quello che loro ci fanno credere, che se abbiamo il microchip siamo controllati e pilotati con queste tecnologie. Se non abbiamo il microchip siamo pazzi o malati di mente con mania di persecuzione. Quello è il loro giochetto. Perfetto. Loro creano in continuazione collegamenti quando ti fanno credere che sono i vicini che fanno rumori o che ti spiano, cos'è, quelle cose lì. Fanno un collegamento. Ogni cosa. Questo io l'ho notato. Ok. Andiamo avanti, la storia del dolore di schiena. Vado da sto medico privato e ovviamente entro e mi chiede se ho avuto dei problemi in precedenza. Dico sì, ho avuto un'ernia discale, mi sono operato anni fa. E i dolori che ho adesso, dico sempre io, sono uguali a quella volta, dunque così presumo di avere un'altra ernia. Lui mi dice si stenda, mi stendo, alzi la gamba sinistra, alzi leggermente la gamba destra, fatto. Ora l'altra, ok,
va alla scrivania, inizia a scrivere la prescrizione medica del farmaco e dice: no, no, non è ernia. Al che io penso, Madonna, visto che l'esperienza, no, ha servito a vedere solo alzando le gambe. Però con il senno del poi dico: ma io un'ernia l'ho già avuta, e quando non era acuta, cioè che dovevo prendere dei farmaci fortissimi, perché se sono arrivato nel tuo studio vuol dire che sto camminando, ce la faccio a camminare. Se, nelle fasi acute non ce la fai. Pertanto, in quelle fasi non acute, nella volta precedente, io mi ricordo che alzavo ugualmente le gambe. A questo punto mi viene da dire: ma caro dottore, ma quante persone ti sono entrate in studio in questi giorni con il mal di schiena per essere così sicuro che non dipenda da altre cose? Nel senso, non è che sono il 70° che ti arriva con un mal di schiena che non è imputabile né a sforzo né a patologie. Non so se hai capito cosa voglio dire. Quelle famose ondate di onde Ah, elettromagnetiche di. certo, gli attacchi con frequenze multiple che ci sparano sul corpo, molte volte ci surriscaldano il corpo, ce lo raffreddano, ci Sì, fanno sentire ma io dolori intendo. anche all'interno della testa, nei condotti uditivi, negli occhi, bruciori all'interno degli occhi che sembra che abbiamo la congiuntivite, ma in realtà sono loro che ci sparano queste frequenze. Perfetto, perfetto. E mi chiedo questo, mi viene da chiedermi questo nel senso, questa storia, perché poi dopo 3 mesi mi passa, mi dice che comunque probabilmente imputabile a qualcosa che si riferiva a quel intervento di 22 anni prima, 3 mesi, tempo di spendere soldi per massaggi, tecnoterapia, la visita sua, quella. Poi sparisce e mi ritorna dopo tempo, sempre per 3 mesi, sto male di schiena. Poi io sto bene però. Fatalità durante sti mal di schiena, ma poi mi hanno attaccato anche le gambe con dei crampi, le dita le potevo girare contro, sì, all'indietro e non sentivo niente, come le dita fossero di qualcun altro. Avevo i talloni tutti bruciati e a questo proposito ho visto anche delle foto di uno su Telegram che si fa solo le foto di quello che gli fanno. Praticamente avevo i talloni, i piedi come i miei. Le unghie le stavo quasi per perdere, solo che ho trovato una soluzione, le ho recuperate e quello lì invece lo stanno proprio cucinando perché gambe e tutto, a vedere cosa combinano. E anche qua la zona barba come me, gli bruciano la faccia. E detto questo, stavo dicendo che a causa di questo mal di schiena e del discorso che mi fanno le gambe, io inizio in giro per la città a cadere per terra, ma cadere dritto proprio giù di 4 volte, e di cui una anche mi sono fatto male e sono andato al pronto soccorso. Poi queste cose due strane sono accadute di recente, mi si sono ristretti, mi hanno ristretto i fori auricolari, non mi stavano su neanche gli auricolari, proprio cadevano. Non si forma più cerume e si forma invece una pellicola bianca semitrasparente in continuazione. Non è normale sta cosa. Poi è anche questa. Questa è strana, la dico perché è proprio strana, perché o nasci con questo problema e poi ti devono operare, oppure non è possibile perché ho guardato in internet il restringimento del prepuzio. È accaduto proprio dopo il secondo lockdown. Avevo proprio difficoltà addirittura a fare la pipì. Ma secondo me non è un caso che è accaduta questa cosa, perché io ho iniziato a fare palestra, mi ero messo in forma, poi quando fai palestra fai tanto sport, lo facevo proprio volentieri, ci dedicavo tanto tempo, hai una produzione del testosterone, praticamente cioè hai una nuova botta di vigore. Praticamente se ti restringono il prepuzio, sai che in certe occasioni, cioè, diventa molto doloroso e si lacerava addirittura la cute. Cioè, queste cose durate 5 mesi.
Come vi ho detto, era sempre più evidente che venivano colpiti gli arti inferiori, vi ho detto cosa hanno fatto, poi vi dico come ho risolto se qualcuno ha questo tipo di problema. Sto guardando un attimo perché questa è un'altra cosa strana. Questa è accaduta durante il secondo lockdown, quello delle zone colorate. Accade che mi viene fuori un dolore alla spalla. Un dolore che proprio non trovo posizione neanche da disteso, male dolore proprio. A questo punto faccio tutta qua un'ecografia, mi dicono che sono delle microcalcificazioni, può essere sì, e non si vedeva niente. Faccio delle terapie, faccio la visita ortopedica, mi prescrivono tecarterapia 10 sedute con 10 massaggi, faccio i massaggi e non passa niente. E il ragazzo a fine terapia mi dice, come va? Faccio, guarda, non è passato niente, è ancora male. E fa, vabbè, noi abbiamo finito. E ho pensato, adesso entra Franco e Ciccio e dice che è uno scherzo. No, vado via questi dolori. Mi devo rivolgere per forza a un altro fisioterapista, sì. Mette a posto una di più dell'altro, riusciamo un attimo. Poi ho capito anche che esercizi fare per risolvere questo problema. E a questo punto, se qualcuno vuole contattarmi, gli do tutta una serie di sto braccio. Cosa accade? Che sto braccio praticamente è venuto fuori il dolore da solo, così, dal nulla, e aveva la stessa intensità di dolore di un braccio che mi ero rotto un anno o due prima, dove avevo veramente fatto a pezzi il braccio, sono andato avanti un casino di tempo, non me l'hanno ingessato, l'hanno solo fermato con un tutore, e tutti i fisioterapisti dicevano, ma strana sta cosa che un infortunio così grave non sia stato, ed aghia, ognuno così. Praticamente, secondo me, hanno preso la frequenza del dolore del braccio destro di quella volta e l'hanno replicata sul braccio di qua. Io ho fatto il conto che per mettere a posto, per modo di dire, il braccio ho speso più di 1000 euro. Arrivederci. Da quasi un anno mi hanno abbassato la vista, vedo tutto, vedo offuscato, non vedo mai avuto problemi, sempre fatto lavoro d'ufficio. Ultimamente, vista offuscata, non metto neanche gli occhiali perché comunque so che non dipende da me, come anche gli acufeni mi hanno consigliato di mettere degli apparecchi acustici per i suoni bianchi, no, perché non dipende da me. E anche qui dico, ma un otorino laringoiatra che lavora sulla piazza da 30 anni, che è un bel momento della sua carriera, vede tutta sta gente che arriva con gli acufeni. Qualcuno vuole dirmi che non sa sto signore cosa è successo, cosa sta succedendo? Mi sembra strano. Ok. Vabbè, bene o male, bene o male. Queste sono le cose che ho scritto nella denuncia, perché comunque sono cose che si possono attraverso referti e altro dimostrare, ad eccezione del foro di pistola, che sì, del foro dei proiettili, ma per il resto poi sono accadute altre cose, tipo mi sveglio un mattino con un ematoma viola sul dorso della mano sinistra con tanto di sopraosso, cioè sembrava una roba vecchia di tanto tempo. È durato un po', ma non c'era motivo, perché comunque io vicino al letto non ho niente che mi possa far male. Spuntata fuori così. Mi sveglio al mattino con anche questa strana, con la mascella che mi fa male, tipo fosse tipo che sia entrato qualcuno e mi abbia tirato un pugno in piena faccia. Questo è proprio dolore alla mascella. Questo è successo 3 volte. E poi ti svegli al mattino o con salivazione anomala, questa l'ho sentita dire anche da te, quella che deglutisci tipo... Me l'hanno fatto anche a me, eh? Perfetto, quella lì. E poi certe volte mi sveglio con la bocca tipo la lucertola, tipo, provate a immaginare. Me l'hanno fatto aperta, anche a me, me lo fanno anche adesso. Con la tutta secca dentro, cioè tipo carta, sì. Tutto disidratato, che anche se provi non produci saliva, perfetto. E questo per quanto riguarda tutta la parte di salute dal 2005 ad oggi.
Ho iniziato, come vi ho detto, con questo perché sono le prime cose. Comunque dal 2008 era iniziato lo stalking, ma più che stalking è stato ostracismo sociale, cioè proprio porti ai margini, fuori dalla società. E, c'era diffamazione, praticamente vedo i rapporti sociali sgretolarsi, amici proprio rapporti devastati anche con loro, e finiti proprio. Riesco a fatica a rimanere collegato alla mia famiglia d'origine, ma durerà poco, perché anche loro poi verranno inghiottiti da sta cosa. In questo anno praticamente capisco che sono diffamato, percepisco di essere ritenuto una persona falsa, non affidabile, probabilmente col vizio di droga o alcol. Lo intuisco ovviamente dal teatro di strada. Ripeto, per quanto detto, per avere problemi di droga o alcol, io non ho mai avuto problemi di dipendenze e non uso alcol in dosi, ve l'ho detto prima, quando vado al ristorante qualche volta. Tenete conto poi che negli ultimi 10 anni al ristorante ci sono stato 3 volte. Ah sì, mi ricordo questo periodo, praticamente okay, sì, non posso entrare ovviamente nei dettagli descrivere cosa come, però ricordo che erano. Ah, sì, vi racconto questo episodio che è stato un po' l'apice. Si sente un rumore come se si sbatte sul microfono, qualcosa del genere. Ok, posso essere io con... Ah. Si sente ancora? No, non si sente più, perfetto. Perfetto. Allora, vi racconto questo episodio che rappresenta un po' il clou di quello che è stato tutta questa diffamazione che ho ricevuto, che probabilmente è iniziata anche prima del 2008, però il 2008, ripeto, è stato l'anno dove io l'ho avvertita ed è stato proprio un impatto devastante, uno tsunami, insomma. Era mesi che subivo sta cosa, c'era un dramma ogni giorno, tutte le persone che con le quali lavoravo, che interagivo, erano praticamente tutte contro, mi sabotavano. Arriva una determinata situazione nella quale mi trovo, e era una situazione insomma di rilievo, e comunque la reazione di queste persone mi fecero percepire che comunque non avevo credibilità, pertanto ho avvertito che stavo per perdere le cose più importanti, tipo il lavoro, i collegamenti al lavoro. Cioè, stava venendo meno una cosa, cioè lavoro importante, sostentamento, no? Pertanto ho quella che si può definire un'esperienza extracorporea in quel momento. Ripeto, è stato l'apice di mesi e mesi di incubazione di questa cosa. Un'esperienza extracorporea, fortunatamente nei momenti del bisogno chiamo la solita persona, come quella persona chiama sempre me nei momenti di bisogno, in questo caso è mio fratello, all'epoca eravamo ancora in buoni rapporti, e questa vicinanza e questa comprensione mi ha tranquillizzato e rientrai da quello stato, perché stavo praticamente, se non avessi avuto lui in quel momento che mi rassicurava, che mi diceva sì, stai tranquillo, io ti credo, se mi avesse detto anche lui ma sai, forse qua e là, io avrei avuto in quel momento quella che è la crisi psicotica, e da lì poi sai che parti, che la prima cosa che ti bussa alla porta è il TSO in quel caso. Ho evitato fortunatamente quella fase lì, e da lì insomma sono andato avanti, tanta sofferenza, perché poi cose ne sono cadute ancora, magari anche di peggio, ma avendo raggiunto quel punto lì, poi tutto il resto il colpo lo assorbi in maniera, non dico più disinvolta, ma insomma lo assorbi meglio.
Dopo questo evento per me è iniziato un periodo molto buio e mi sono concentrato solo sul lavoro. Come ho detto, i rapporti tra me e i miei familiari si interromperanno. Vedevo che avevano un grande senso di sfiducia nei miei confronti, cosa contrastava invece con l'opinione, c'era un contrasto tra quello che loro, che i genitori non ti dicono, di quelle cose che apprezzano di te e non ti dicono, e questa sfiducia, cioè era proprio un contrasto, non aveva senso questa cosa, però di fatto i rapporti poi si sciolgono. Tuttavia, per quello che è accaduto, non escludo, vista la tecnologia avanzata che viene impiegata, che sia stato esasperato un disturbo latente della mia genitrice, nonché esasperati sentimenti tipo rancore, invidia, odio degli altri membri della famiglia e delle persone a me prossime, tramite la manipolazione psichica con frequenze. Perché vedere sguardi spenti, e parlare con loro, spiegargli ma non potete fare questo, sguardo spento e avanti, telecomandati, Manchurian Candidate, penso che siano stati, me l'hanno fatto anche a me, sia con parenti sia con amici sia con conoscenti, che infatti qualcuno poi ha detto in altre interviste che queste persone venivano pagate dalle agenzie deviate sovraistituzionali per diventare i nostri stalker. Io invece gli ho detto: guardate che queste persone non sono proprio pagate da qualcuno, questi vengono proprio manipolati per farli diventare aggressivi e violenti contro di noi. Infatti ci sono stati dei casi molto anomali in Italia di persone che hanno avuto cambi di personalità quasi istantanei e hanno fatto insomma delle stragi, hanno ammazzato la famiglia, ultimamente addirittura di questa persona che all'improvviso cambiava la sua personalità e è andata ad uccidere 3 prostitute. Io credo che quello sia stato proprio un caso di controllo e di manipolazione mentale per fare un esperimento per vedere se il soldato perfetto sia in grado di eseguire ordini impartiti, ma in stato ovviamente di ipnosi, di perdita della memoria temporanea, e costringere una persona che non avrebbe mai fatto un gesto del genere ad uccidere 3 prostitute. Come che uccide la famiglia all'improvviso, litigano e ammazzano tutti i familiari, o addirittura quell'altra persona si era lasciato con la moglie, dopo 2 anni è andato a casa, ha ammazzato praticamente la moglie, il compagno della moglie, e poi si è andato a suicidare all'interno dell'ufficio dove lui lavorava. Cioè sono tutte cose anomale. Quell'altra persona delle forze dell'ordine, mi pare che era dell'arma di carabinieri, all'improvviso ha discusso con la moglie, stavano facendo le preparazioni per il divorzio, ha ammazzato praticamente prima la moglie, poi ha ammazzato le figlie, è stato 8 ore su un balcone a decidere se si ammazzava oppure no, e dopo si è ovviamente suicidato. Ma la cosa più cara, la cosa più bella della vita è avere i figli. Per quale motivo uccidere i propri figli che non c'entrano niente di quella situazione familiare? Posso capire, succede un attimo di ira che vuoi infierire contro tua moglie perché, oppure la tua ex moglie, perché ti ha fatto del male, perché ti ha levato la vita, perché ti ha levato i soldi, perché ti ha levato la casa o perché ti chiede il mantenimento. Però non è giusto ovviamente infierire in quel modo così aggressivo, così violento. Ma una persona che viene pilotata con il controllo della mente a distanza non vede davanti ai suoi occhi i suoi figli, vede persone come estranee, ignare. Ecco perché il Manchurian Candidate, che è il soldato perfetto, esegue ordini senza indugio, senza nessun ripensamento, e alla fine, quando ha fatto quando ha eseguito questi ordini, non si deve ricordare di aver fatto quel tipo di gesto. Io penso che sia questo, perché se una madre, per quanto riguarda il mio caso, se una madre
realizza veramente quello che ha fatto a me, prende e si impicca da qualche parte, perché quello che ha fatto non è umano, dico questo per dare un'idea. Secondo me lei non si ricorda, ha eseguito degli ordini, non si ricorda. Se io vado lì e gli dico, guarda che, le dico, guarda che tu hai fatto questo e questo e questo, ti dice di no. Perdono la memoria temporanea e diventano come dei sonnambuli, eseguono ordini, non si accorgono di eseguire questi ordini, e quando poi uno gli chiede, ma perché hai fatto questo, perché mi ha detto questo, come se non è successo niente, come se non hanno detto niente, dimenticano proprio il fatto. Ho citato l'altro giorno una ragazza che praticamente diceva che gli sparivano le cose dentro casa. E il ragazzo mi ha contattato e mi ha detto, guarda, entrano delle persone e spariscono le cose che compra la mia compagna. Gli ho detto, senti, gli ho detto, compra una telecamera, una micro telecamera, mettila in cucina oppure mettila all'interno di una stanza e vedi se entra qualcuno quando voi non state dentro casa. Lui si è accorto che quando andava a buttare l'immondizia, all'interno dell'immondizia ha trovato gli indumenti nuovi che aveva comprato la sua ragazza, cioè il reggiseno e le mutande che aveva acquistato da poco. E allora ha detto, questi qui entrano dentro casa, gli buttano la roba all'interno dei secchi e poi magari le recuperano dopo, non so che cosa ci fanno. Allora gli ho detto, metti la telecamera nella stanza dove ci sono i secchi e vedi che cosa succede. Ha visto che praticamente la ragazza si alzava durante la notte, prendeva questi indumenti e li buttava lei dentro i secchi. Ma lei non si ricordava di niente. Quando lui gliel'ha detto il giorno dopo, perché hai buttato queste cose nei secchi, lei ha detto, ma io non mi ricordo manco di essermi alzata durante la notte. Gli ha fatto vedere i video, lei è scoppiata a piangere, ha detto, oddio, oddio, ma allora sono io, ma che cosa mi succede? E dopo io ho fatto capire a questa persona che gli creavano dei stati di sonnambulismo, dei stati di manipolazione mentale, e lei non capiva proprio quello che stava accadendo. Allora abbiamo trovato una soluzione, anche che è una soluzione semplice. Ha messo un piccolo allarme con un codice sulla porta della camera. Quando praticamente lei si alza per aprire la porta della camera, suona questo allarme. Perché se dormi e sei sotto manipolazione mentale e non conosci l'allarme, il codice dell'allarme, non puoi alzarti e uscire fuori dalla stanza, anche che la stanza c'è la porta aperta. E lì per due volte è suonato l'allarme e lei ha detto che praticamente si era dimenticata che c'era l'allarme. E poi non è più successo, insomma, questo avvenimento, e non gli sono più scomparse le cose dentro casa. Questo fa parte anche della manipolazione mentale. A me mi facevano dimenticare le forbici, io prendevo le forbici, le mettevo sul tavolino, mi giravo dopo 2-3 minuti, dicevo, ma com'è possibile, le forbici le lasciare sul tavolino? E invece ero io stesso che prendevo le forbici, perché mi sono rivisto in una registrazione, le mettevo da un'altra parte e quando mi risvegliavano nel punto dove la mia memoria si ricordava che io avevo appoggiato le forbici sul tavolo. Ma al momento che mi bloccavano la memoria temporanea, io prendevo le forbici, le spostavo e quel periodo di tempo non mi veniva praticamente reinserito, diciamo, all'interno della memoria temporanea. Questo succede a moltissime persone, si dimenticano i cellulari, si dimenticano le chiavi, i portafogli. Può accadere che una persona si dimentichi di determinate cose, ma ultimamente addirittura le persone che si dimenticano i figli in macchina sotto al sole e non se ne ricordano, cioè cose veramente strane. Anche il caso della Franzoni, cioè lei è uscita da casa, è andata praticamente accompagnare l'altro figlio a scuola, è ritornata a casa e ha trovato praticamente il figlio morto. Lì potrebbe essere stato un caso di controllo e di manipolazione mentale, perché avrebbero manipolato il suo ragionamento logico, creato un blocco cerebrale, creato uno scatto di ira, magari lei ha fatto quel gesto, l'ha rimosso dalla sua mente, è uscita da casa come se nulla fosse, come se non è successo niente, perché ovviamente non si ricordava di aver fatto quel gesto. Quando è ritornata a casa invece ha visto che praticamente era accaduto un avvenimento, ma che lei ovviamente non ha vissuto direttamente attraverso questa manipolazione.
Cioè, io dai studi che ho fatto ho dedotto questo, poi se è successo così o non è successo così, ci vorrebbero dei studi più approfonditi, con delle analisi più approfondite per capire se veramente hanno usato queste tecnologie di controllo e di manipolazione mentale. Proprio di recente ho visto che un papà, adesso non mi ricordo di che parte d'Italia, prende e lancia la bambina dalla finestra. Fortunatamente la bambina rimbalza su qualcosa, si frattura solamente un braccio, corre giù la mamma, la prende e ovviamente il papà dice: non so perché l'ho fatto, ma guarda, è successo 2 settimane fa. E succede in parecchie parti d'Italia. Persone che sentono la voce in testa, butta di sotto il bambino, e quello pure a Napoli ha preso il bambino e l'ha buttato di sotto. Quell'altra mamma che sentiva il bambino che parlava, e tutti gli hanno detto: ma non è possibile che parla questo bambino, cioè c'ha pochi mesi, e lei ha creduto che il bambino era posseduto da qualche entità, ma in realtà questi con la manipolazione mentale gli fanno credere tutto quello che vogliono. La ragazza magari era una credente, era una persona magari di chiesa, una persona religiosa, ha pensato che veramente il bambino era posseduto. Ma nel caso che dico io, detta così, sembra che il papà sia stato fuori di testa da sempre. Intervistano i vicini e viene fuori che lo chiamavano il mammo, nel senso che lui, per come accudiva la figlia piccola, era come un mammo, cioè il papà perfetto, amorevole, mille cure, mille attenzioni. Hai detto una cosa giusta, il papà perfetto. Hai detto il papà perfetto, quindi il papà perfetto potrebbe essere usato come cavia umana per diventare il manciuriano perfetto. Ha tirato la figlia dalla finestra 2 settimane fa, il papà perfetto. Questo purtroppo sono delle atrocità, perché sono crimini contro l'umanità, crimini contro i bambini. Noi la denunciamo da tutte le parti, io ogni 2 anni faccio una denuncia... E mi dicono: sì, vediamo, poi facciamo partire le indagini, si stanno sotto indagini, ma non si sa, poi la denuncia viene archiviata, non viene archiviata, rimane ferma lì al tribunale. Ma rimaniamo sul fatto della denuncia, che secondo me è vero quello che dici tu, lo sai per esperienza diretta, e io no, però me lo aspetto, che non... Può essere che mi chiamino per avere delle lucidazioni, come mi chiamano per dire: guarda, è stata archiviata. Però è una grossa prova, fare la denuncia è una grossa prova per noi. Bravo, nel senso che comunichi a queste persone che tu hai un valore, tu tieni a te, e che gli comunichi che non hai paura, secondo me. No, ma come hai detto te? Come hai detto te? La denuncia è una prova che noi veniamo attaccati, veniamo manipolati con queste armi. Certamente, ma ha un valore per noi perché testimonia la nostra voglia di vivere, la nostra voglia di reagire, di combattere. E qualunque fine, cioè, riponiamo sì delle speranze sulla denuncia, certamente, però ripeto, ha più un valore per noi. Spero di essermi spiegato. No, è un valore molto importante, perché a parte che la denuncia è una testimonianza di quello che noi subiamo, e poi anche le interviste testimonianza sono importanti, perché quello è il secondo passo, perché fanno vedere che noi stiamo facendo del tutto per divulgare la nostra situazione, gli attacchi, le manipolazioni e tutto quello che dobbiamo subire a causa di questi manipolatori deviati, che poi sono dei mercenari che guadagnano un sacco di soldi sperimentando e collaudando queste tecnologie, cioè su di noi. Ma non è possibile che centinaia di persone subiscono, denunciano e nessuno vede niente, nessuno sente niente. C'è qualcosa o qualcuno dello Stato sopra istituzionale che fa sparire queste prove, che fa sparire queste denunce, oppure dice: non fate partire, non mandate avanti queste denunce. Ma non è possibile che noi veniamo inseriti
in questi programmi di controllo e di manipolazione, non possiamo fare più niente perché c'è un generale o c'è una persona dello Stato deviato, che io ho definito gli oligarchi delle SS nazionali italiane, mercenari deviati, che possono ovviamente utilizzare queste tecnologie a loro piacimento senza che nessuno possa fare niente. Cioè, qui c'è qualcosa che ovviamente non quadra più a livello pure giudiziario, perché non si parla di una persona che denuncia, qui si parla di centinaia e centinaia e centinaia di persone che denunciano. Però queste denunce prima o poi arriveranno a qualcuno che magari, esatto, vuole aiutarci, e questa persona magari onesta potrà far partire delle reali indagini o operazioni per controllare queste tecnologie satellitari, se veramente vengono utilizzate queste intercettazioni ambientali satellitari o queste geolocalizzazioni satellitari per reali indagini, oppure vengono utilizzate per essere una forma di arma satellitare o arma ad energia diretta o arma neuronica o arma fotonica o infrasonica, che attacca i target individuals creando e sperimentando ovviamente dei programmi di controllo e di manipolazione delle frequenze cerebrali. Infatti, come hai detto te prima, il ticket una volta costava 25 euro, adesso per alcune visite costa 60 euro. Te lo immagini 100.000 persone al giorno che vengono attaccate con queste armi, che vanno agli ospedali a fare ticket su ticket su ticket perché hanno disturbi in tutte le parti del corpo. Infatti c'era una dottoressa che diceva che nel periodo del Covid, nel periodo di questa anomala influenza, non c'erano più i malati immaginari. E una persona ha detto: ma che cosa vuol dire i malati immaginari? Le persone che vengono al pronto soccorso che dicono che stanno per morire di infarto, che hanno i bruciori allo stomaco, che hanno malessere in testa, sono tutti quanti spariti. Sembra che adesso interessi solo l'anomala influenza. E io ho detto: i malati immaginari, ho detto. Allora quello che mi aveva detto un altro ragazzo che lavorava nell'ospedale, che vedeva tutte queste persone che andavano lì e dicevano che c'erano una marea di disturbi, l'hanno fatto sia a questo ospedale con questa ragazza testimone, ma l'hanno fatto anche con me a Roma, all'ospedale al San Camillo, ma l'hanno fatto anche con altre centinaia e centinaia di altri ospedali e di altre vittime che, poverine, dovevano andare al pronto soccorso perché questi li attaccavano con queste armi. Pensa che c'è una donna di Roma che gli dicevano le voci in testa che gli avrebbero creato un infarto, e la poverina dormiva tutta la notte dentro la macchina davanti al pronto soccorso, perché ovviamente lei credeva alle voci che gli dicevano: da un momento all'altro la uccidiamo. Ma una signora che sta dentro casa, che dovrebbe fare la nonna e dovrebbe fare la mamma, si deve sentire in continuazione in testa: adesso la uccidiamo, adesso la uccidiamo, adesso gli blocchiamo il cuore, adesso gli blocchiamo la valvola mitralica. Questa poverina si era talmente terrorizzata da questo che gli dicevano tutte le notti, che non sapeva più che cosa fare. Ha denunciato, nessuno la credeva, è andata in tutti i posti, gli ha fatto tante cose. Ovviamente la dovevano perlomeno scollegare da queste tecnologie, invece questi infierivano ancora di più attaccandola in tutti i modi possibili e immaginabili, perché avevano scoperto il suo punto debole, e quando scoprono il punto debole infliggono ancora di più danni, infliggono ancora di più patologie che simulano le sintomatologie di questi attacchi e di queste manipolazioni. Perché se senti un dolore fitto sotto al cuore, poi ti amplificano delle frequenze del caldo, ti fanno venire degli intontimenti, te credi: oddio, ecco, è finita, cioè, ecco l'infarto. E sta poverina dormiva davanti al pronto soccorso, che alla fine una sera l'hanno attaccata talmente tanto che è entrata al pronto soccorso. Però purtroppo quelli del pronto soccorso gli hanno fatto fare un TSO perché lei ha detto delle cose surreali, e hanno scritto sulla cartella clinica che era entrata al pronto soccorso in stato di delirio. Allora loro, per salvaguardare la persona che era entrata al pronto soccorso in questo stato, gli hanno fatto fare subito 15 giorni di TSO, che poi gli fanno praticamente la cura del sonno, gli fanno dormire sempre praticamente. Tutte le conseguenze poi. Perché vuol dire che te, una volta che entri in TSO, ti mettono il marchio della bestia, malata di mente, poi tutto quello che ti fanno dopo con le sperimentazioni, con l'audio di queste tecnologie e questi armamenti,
la persona che poi denuncia non ha più credibilità, perché dicono sì, ma questo è malato di mente. Invece questa è una brava persona, una persona molto intelligente, che purtroppo è cascata nel tranello della manipolazione. E infatti adesso dice tutte cose strane, tutte cose sconnesse, non si riesce più a riprendere psicologicamente. Io tante volte glielo dicevo, non credere a queste cose, non divulgare queste cose, perché fai fraintendere la reale situazione di questi attacchi e manipolazioni. Infatti ha litigato con tutti i vicini, ha litigato con tutti i parenti, ha litigato con tutte le persone che conosceva. Perché? Perché questi gli dicono in testa, quello è complice, quello sta con noi, poi gli facevano sentire il timbro vocale del vicino che lei diceva che stava dentro la centrale operativa ad attaccarla con queste armi. Ma loro lo fanno apposta questo, se sanno che te hai litigato col vicino ti fanno sentire il vicino, se te hai paura del diavolo ti fanno sentire il diavolo, se te invece credi agli angeli ti fanno credere che sono gli angeli che ti parlano in testa, oppure se credi agli alieni quelli ti fanno credere che sono gli alieni. È normale. Ok, va bene, continuo con il racconto. Avevamo detto della parte di tutte quante, sì, erano rimasti dell'ostracismo sociale, pertanto rapporti finiti con tutti, e inizio nel 2014 a trasferirmi. Cambierò 5 volte abitazione, vi dico subito. La prima abitazione l'abbandono perché vivere vicino alla mia genitrice diventa praticamente impossibile per via che praticamente mi dedicava le giornate a colpirmi e con atteggiamenti passivo-aggressivi era diventato impossibile. Mi trasferisco in un altro alloggio e qui iniziano le molestie acustiche con le frequenze. Praticamente quando cercavo di dormire, appena cerchi di dirci che ti addormenti, neanche russando, proprio appena prendi il sonno, tac, arrivava un rumore che mi svegliava. E questo sempre. A questo punto faccio una prova. Dico, faccio finta. Allora è qualcuno che è appoggiato con qualcosa che sente, che capta il mio sonno e mi disturba. Faccio finta di addormentarmi e anche un po' di russare, ma non succede niente. Alla fine, dopo queste prove, deduco che sicuramente è qualcosa che rileva o le frequenze del mio cervello o le frequenze del mio cuore, e appena sente che mi sto per addormentare immette un rumore, ma proprio a crudo ho dedotto sta roba senza avere nozione di niente, e immette un rumore dentro il mio canale uditivo e mi sveglia, il famoso V2K, il voice to skull. E poi quando mi hanno sensibilizzato ai rumori e mi hanno iniziato a privarmi del sonno. Qua stiamo parlando del 2014. Inizia sta storia, mi privano del sonno per condurmi ovviamente in stato narcolettico, ci riescono, rimango lì in questo alloggio un anno, dopodiché cambio perché pensando di cambiare pensavo di risolvere, vado in un'altra località proprio, un altro appartamento, la vicina sotto fa praticamente rumori giorno e notte. E lo stesso discorso che mi sveglia sto rumore dentro l'orecchio. Rimango, sì, anche lì manifestavo queste cose, queste lamentele al locatario, e ovviamente l'inquilina sotto era anche lei una sua inquilina, e sta qua dice che non sa niente, che non reca molestia a nessuno, che è tranquilla, non disturba nessuno. Vabbè, va a finire che a certe notti sono andato a dormire in albergo, perché dopo 6 giorni che non dormi, un po' crolli, no? Se devi lavorare. A sto punto rimango lì 6 mesi, poi vado via, e mi trasferisco in un residence in mezzo alla campagna, ma proprio campagna aperta. A Privi c'erano proprio i campi. Bello il contesto, però veramente isolato. E effettivamente cessano le vessazioni V2K. Però, nel compenso, mi accorgo che appena dopo pranzo mi viene un sonno allucinante, sbadigli. Praticamente venivo colpito con le frequenze ELF e in pratica dovevo andare a letto rinunciando a fare quello che dovevo fare, tipo lavoro o altre cose.
Vado a letto, dormo tutto il pomeriggio, questo per 8 mesi, e alla notte dormo ancora, tutta la notte, fino alla mattina. E mi crea parecchio disagio sta cosa in quel periodo. Ulteriore crollo di concentrazione e memoria in questo periodo. La memoria, avevo già detto prima, che già me la avevo questi vuoti assurdi. Sperimenterò sbalzi d'umore e passo da, non dico dall'euforia, ma dall'entusiasmo di fare qualcosa, al giorno dopo che proprio ti chiedi ma perché non mi cade sto palazzo addosso che la facciamo finita. Questo sbalzo d'umore è riconducibile al disturbo ciclotimico, che è uno dei tanti disturbi del DMS. Andate a vedere, sono tantissimi. C'è anche questo. E rientrava proprio in questi sbalzi assurdi, immotivati, rientra in quello. Li ho avuti. Poi riscontro che alla vigilia o durante avvenimenti che richiedevano una certa performance, nel senso un certo impegno, una certa presenza qua e là, mi saltavano su stati febbrili con tremolio, proprio sensazione di dolore alle ossa tipici dell'influenza, e il giorno dopo non avevo più nulla. Praticamente erano le frequenze dell'influenza. Ma roba è che ti sembrava di avere la febbre a 39-40. Non ho mai causato incidenti stradali, allora, ma quell'anno... Scusa che ti disturbo. Prego. Hai detto una cosa molto importante. Creano stati febbrili, sembra come che hai l'influenza. Non so se hai notato che dopo che le persone in Italia e in varie parti del mondo si sono fatti la puntura di zanzara, hanno incominciato ad avere anomali, stati febbrili, di influenza, dolori anomali alle articolazioni. Allora io ho pensato, non vorrei che questi, una volta che una persona si fa la puntura di zanzara, gli creano loro degli effetti collaterali per attestare e collaudare qualche tecnologia di controllo e di manipolazione mentale. Quando ho detto questo, abbiamo poi fatto una riunione con delle vittime del controllo mentale e fatalità, tutti quelli che si erano fatti la puntura di zanzara, tutti avevano avuto queste anomali febbri e anomali disturbi. Allora io ho detto, questi lo fanno apposta questa cosa, perché noi che siamo più sensibili a determinate frequenze, perché abbiamo capacità extrasensoriali, riusciamo a sentire una tecnologia di spionaggio delle masse e veniamo sottoposti ovviamente a trattamenti disumani di controllo e di manipolazione, proprio perché così perdiamo la credibilità. Ma siccome noi siamo dei studiosi di questa tecnologia, perché ormai siamo diventati esperti di questi attacchi e di queste manipolazioni, e siamo diventati tanti, quindi non possono più dire che siamo pazzi e malati di mente, ma noi siamo diventati la resistenza a tutti gli effetti. E diventando la resistenza, diventando un gruppo sempre più ampio, diamo la possibilità alle persone di fargli capire che se crei una sorta di situazione a livello mondiale, creando ovviamente questa anomala influenza, e vuoi immettere nel corpo di tutte le persone nel mondo dei metalli per farci diventare delle antenne umane, con quel sistema ci sono riusciti, perché infatti all'interno di queste punture di zanzara ci sono dei metalli, delle calamite. Fatalità, la variante di questa anomala influenza si chiama come un film del 1962-63, Omicron. Il film che parla ovviamente di controllo e manipolazione della mente umana, e fatalità all'interno del film fanno vedere una persona che viene iniettata con una sostanza, gli mette una sostanza nel corpo per governare le sue frequenze cerebrali e le sue frequenze motorie. Questa persona fa tutto quello che gli viene comandato da questa entità o da questo collegamento.
non è un caso, quello è stato proprio un messaggio subliminale che ha fatto capire quello che loro stavano facendo. Ma quando l'abbiamo detto a persone importanti hanno detto ma no, ma sarà un caso. Ma fatalità, i stessi metalli delle punture di zanzara sono i stessi metalli che stanno nelle scie chimiche, nel nanoparticolato dei tubi di scappamento delle macchine, e sono gli stessi identici materiali, metalli che creano, che ci fanno proprio le antenne che noi abbiamo sopra i tetti. Ho detto questi ci riempiono di metalli, diventiamo dei captatori umani di queste frequenze, ci collaudano addosso queste tecnologie di controllo e di manipolazione mentale, perché noi abbiamo capacità di rilevare prima degli altri questi attacchi e queste manipolazioni, e dopo le attestano su tutta la popolazione. Facendo questo, ovviamente, creano una sorta di non coscienza collettiva, ma una sorta di mente manipolata collettiva. Invece di creare le smart city, che sono tutte collegate attraverso una rete dati, attraverso un wifi, attraverso collegamenti che permettono di far interagire tutto con delle intelligenze artificiali, dei computer autoapprendenti, questi utilizzano il cervello umano, che diventa a sua volta un computer autoapprendente, per far sì di creare una manipolazione. E come diceva in un video Corrado Malanga, se io voglio manipolare una popolazione e costringerla a pensare di fare una certa cosa, e lui fa la battuta, vota picone, vota picone, vota picone, per farti capire che se voglio manipolare le persone, le posso manipolare anche nel periodo delle votazioni, nel periodo delle feste, nel periodo dei fine settimana, così costringo milioni di persone ad acquistare il gratta e vinci, ad acquistare le sigarette, ad acquistare il super enalotto, ad acquistare le droghe, che fatalità, le droghe, il super enalotto, il gratta e vinci, le sigarette, o addirittura a far sentire male le persone e farle andare all'ospedale, fanno incassare i soldi alle società di Stato, società sovraistituzionali, società di massonerie deviate, che ovviamente operano con lo Stato e la finanza, o delle banche nazionali e internazionali che gestiscono questi patrimoni multimiliardari. Le persone non hanno capito che la vendetta personale, un parente non usa una tecnologia da 100 miliardi per la vendetta personale. Le persone non hanno capito che questa tecnologia serve per manipolare, gestire il controllo, le decisioni delle masse, perché a questi che interessa incassare miliardi. Noi che siamo cavi umane, gli interessa collaudare e sperimentare su di noi, che non siamo consenzienti di essere cavi umane, consapevoli di esserlo, e andiamo a denunciare. E questi fanno vedere che hanno il potere di gestire questa tecnologia, di manipolare lo Stato e far sì che tutto quello che noi facciamo per denunciare questo crimine contro l'umanità venga bloccato. Ma tanto noi siamo tanti adesso, siamo uniti, e più siamo uniti e più possiamo andare a denunciare, anche facendo denunce collettive, facendo riunioni, facendo anche conferenze, e parlare e testimoniare direttamente anche all'interno delle varie sale che servono proprio per divulgare e far riunire queste persone che vengono attaccate con queste armi e con queste tecnologie. Ottimo. No, sottoscrivo tutto. Io infatti confermo tutto quello che dici, perché è la realtà, perché me l'hanno fatto a me e l'hanno fatto a tantissime altre vittime che io seguo. Seguo oltre 700 vittime e ho contatti di oltre 6.000-7.000 persone a livello mondiale, che mi contattano dalle varie associazioni internazionali, associazioni Target Individual Day degli Stati Uniti d'America, dell'Australia, cioè di tutte le parti del mondo, perché molte volte addirittura vengo invitato a partecipare, ovviamente fino adesso non ho mai partecipato, ad alcuni programmi degli Stati Uniti d'America, dove ovviamente parlano solamente in inglese, e sono radio che parlano proprio di target individuals, del controllo mentale, delle manipolazioni radiocognitive, perché sono talmente tante persone che contattano queste associazioni che questi qui addirittura hanno aperto proprio un canale dove invitano le persone a parlare, a fare la loro testimonianza, come stiamo facendo noi in Italia, insomma.
Condivido in pieno anche il discorso di fare le videotestimonianze, perché per un'altra cosa, lo dico, per il narcisismo, per il disturbo narcisistico di personalità, che fino al 2017 neanche non si parlava, non trovavi niente in internet. Adesso poi due o tre persone hanno iniziato a parlarne e adesso ne parlano tutti perché ormai si fanno visualizzazioni. Accade che, essendo io colpito da, cioè, avendo una genitrice che ha questo tipo di disturbo, ho potuto identificare, cioè capire veramente che ero in quella situazione, neanche tanto guardando i video dove spiegavano cos'è questo tipo di disturbo, quella, neanche tanto, ma con le testimonianze, perché le persone descrivevano veramente i comportamenti e tutta una serie di cose che dicevi, ma è la mia stessa situazione, pertanto ci credo veramente in quello che sto facendo in questo momento, perché più io ho detto, faccio l'intervista, e so che dovrò dire tante cose, perché nel tanto tanti si riconosceranno, maggior possibilità che qualcuno si identifichi, pertanto accendo e confermo sta cosa che stiamo facendo, e te l'ho detto fin dal primo momento, ci tenevo a farla. Praticamente cambio nuovamente alloggio a sto punto, ma in questo caso per avvicinarmi al lavoro, arrivo in questo nuovo alloggio inizialmente con i vicini tutto bene, che è un classico, poi ricordatevelo, sarà sempre così: all'inizio tutto bene, dopo poco la situazione cambia, cambia perché vedete voi, arriva all'inizio i guastatori professionali, i famosi studiati per fare questo lavoro, poi diminuirà il numero, ma nel tempo ci saranno sempre. Ho sempre avuto una mezza idea di chi sono. Allora, arrivo in questa nuova, diciamo, comunità, inizio tutto bene, dopo poco si affievoliscono i rapporti. Iniziano i disturbi con il rumore, vengo svegliato di notte, a scadenze di mezz'ora, un'ora, e dunque narcolessia un'altra volta. Sto zitto per un bel periodo, dopodiché inizio a reagire, che è una cosa sbagliata. Per esperienza vi dico, non reagite, fate quello che ho fatto io, ma in un secondo momento, perché comunque siamo entrati in collisione. E poi io ho dovuto, insomma, tornare sui miei passi, e a quel punto ho interrotto il flusso. Cosa vuol dire interrompere il flusso? Entrare in contatto con loro. Cioè, a denti stretti, per dire, perché comunque ci sono stati dei contrasti, però interrompete il flusso, entrate in contatto con loro e chiedete spiegazioni. Questo servirà per accelerare il protocollo, perché quando tu entri in contatto con loro, state conversando. Cioè, cosa dici? Ma scusa, tu hai fatto rumore stanotte? Lui ti dice, no, io non sono stato, ma sei sicuro? Ma guarda, magari ti metti d'accordo, fai anche delle prove. A quel punto chi è on site e vede, perché ho visto che chi è on site osserva molto queste cose, poi riferisce e lì passano alla fase successiva del protocollo. In effetti, quando io ho interrotto il flusso, poi sono iniziate le molestie elettriche, che è la fase 3. Perché ogni posto dove sono andato, come vi ho detto, ci sono state le molestie con rumore. Iniziano le molestie elettriche, stiamo parlando di recente, perché praticamente da dicembre scorso. Ovviamente sono continuate le molestie del rumore, a sto punto con la prova delle cuffie ho capito che non sono i vicini, perché poi l'atteggiamento che ho assunto è quello di avere un rapporto cordiale con tutti. Buongiorno, buonasera, se qualcuno si ferma a fare anche due parole, ok, però io non me la prendo con nessuno, anche se mi tirano un secchio di fango addosso, perché ho capito che non dipende da loro, e questo è il fatto, una volta capito questo. Molestie elettriche, comunque rumori, e nel frattempo io dal 2014, che poi è stato graduale, è iniziato il gang stalking, quello di piazza, di strada. Poi vi dico come è iniziato.
Inizialmente sentivo un impulso elettrico sul lato esterno del dorso del piede sinistro. Questo impulso durava per ore, le prime volte anche tutta la notte, e pensavo fossero i vicini, nonostante avessi interrotto il flusso, perché cosa succedeva? Che quando io sentivo questo stimolo al piede, fastidioso comunque elettrico, sentivo un rumore provenire da sotto, tipo una vibrazione di cellulare. Pertanto, ha detto sono loro. Poi si sentiva addirittura odore di bruciato. Scendo, chiedo: ma scusa, cosa state facendo? Guarda che sento odore di bruciato. Fa: oh, non stiamo facendo niente. Vabbè. Comunque, queste pulsazioni continuano. Alla fine prendo la sera perché non mi lasciavano dormire, credendo di allontanarmi dalla fonte, prendo e vado a dormire in auto, coperta, cuscino, roba pesante addosso perché era inverno. E vado in un parcheggio di un centro commerciale. Sto lì, non si sente niente. Ok, ho detto vabbè, ho risolto, perché dopo un po' inizia comunque a pulsare. Scendo dall'auto, guardo sotto l'auto, allora è arrivato qualcuno, mi ha attaccato qualcosa sotto, e le ho provate tutte. Vabbè, passa la mattina, ho dormito parecchie volte fuori. Sceglievo posti magari illuminati, proprio il piazzale del centro supermercato, in modo che se vedo qualcuno arrivare, cioè, ho fatto tutti i tentativi che uno fa. Arriva che alla fine le pulsazioni continuano. Ho detto: ok, qua stanno usando il satellite o le antenne, cioè, non può essere. Non sapendo nulla, no, a digiuno di tutte queste cose, l'unico modo per colpirmi con scosse elettriche come stanno facendo vuol dire che stanno usando il satellite. Onorato che usassero un satellite per me, però, ma Cristo, non poteva essere nessun'altra alternativa. Ok, capita che alcune notti continuano queste scosse elettriche, non la mollo tuttora, tutt'oggi. Vi racconto alcuni episodi strani. Mi sveglio, vengo svegliato di notte, trascinato proprio fuori dal sonno, con un tonfo elettrico al centro del petto, con tutta la propagazione sul corpo. E là inizia proprio una circolazione del sangue veloce, tanto che si percepivo l'attrito del sangue sulla parete delle arterie, per darvi un'idea. Capita anche a mezzanotte o al mattino presto di sentire il flusso sanguigno aumentare velocemente, è l'effetto di quello che vi ho detto prima, poco prima. All'impulso del piede sinistro con le scosse elettriche hanno aggiunto anche le scosse elettriche al ginocchio sinistro, ma forti queste, proprio scosse, e duravano alla sera quando andavo a letto, duravano un paio d'ore oppure anche andavano avanti parecchio. Anche di più. Questo ogni sera accade. Quando vado a letto, dopo qualche minuto sento tipo uno switch al cervello, che mi fa perdere per qualche frazione di secondo le facoltà mentali, proprio come mi spegnessi. Se ho la bocca chiusa in quel momento, la mascella si stacca insieme alla lingua dal palato, cioè proprio c'è un cedimento della mascella insieme alla lingua. Non so se ho reso l'idea. Insomma, prima non succedeva, adesso succede ed è strano che mi assenti per qualche frazione di secondo. Praticamente da febbraio-marzo ricevo scosse elettriche tutti i giorni, in qualsiasi luogo mi trovi, ai genitali, alle dita delle mani, sulla pianta e alle dita dei piedi, al ginocchio destro, come ho detto prima, sulla parte dorsale vicino alle ascelle, piacevolissimo questo, no? Stai camminando, beh, sui genitali non vi dico. Punture di spillo in tutto il corpo, comprese le finte punture di zanzare che fanno dei dolori, che dici: ma che zanzara farà grande come un cane per fare questo dolore? Ti prende tutto il braccio. Forti scosse elettriche tra collo e clavicola al lato destro. Questo è proprio come avere qualcuno appeso. Appeso proprio, senti, e questa è costante e dura anche ore. Questa invece, soprattutto il sabato e la domenica mi dedicano, poi ci sono state settimane, anche settimane intere.
ricevo un impulso elettrico continuo al volto, precisamente nella zona supercigliare della parte destra, all'apice nasale e prende tutta quanta la palpebra inferiore, sempre destra. La sensazione è come quella di centinaia o migliaia di formiche che ti camminano sulla faccia, no? La sera succede che sento proprio la palpebra inferiore che pulsa, proprio pulsava, e l'angolo dell'occhio sembrava che ci fosse una circolazione del sangue esagerata. Prendo lo smartphone e vado allo specchio e cerco di filmarmi. Appena arrivo, tac, smette. Sono riuscito a filmare qualche secondo. Allora, a sto punto mi permetto di aprire una parentesi tecnica. E questo l'ho scritto nella denuncia. So per esperienza, non sto a dire qua cosa, dove, perché, che è possibile l'eye tracking, cioè tracciare il movimento degli occhi. Esistono dei software, tra l'altro vengono usati per quanto riguarda i videogiochi, nella produzione dei videogiochi viene usata questa tecnologia, dunque è proprio a portata di mano. Io so che viene usata nell'ambito del marketing per mie conoscenze. Quando si vuole conoscere brand awareness di un prodotto, si prende un campione di persone, viene sparata, sì, sono dei raggi che colpiscono l'iride, e da lì si può praticamente, tramite un computer, rilevare cosa di un filmato dove l'occhio cade, dove cade l'attenzione dell'occhio, cosa guarda, qua e là. E questo campione di persone, poi il computer li sovrappone tutti, ed è anche divertente vederlo perché si vedono tutti i puntini che corrono sullo schermo e dove si concentrano tutti quanti i puntini. Tipo su un filmato, la classica famigliola che fa colazione al mattino con i biscotti, loro lo fanno per vedere, guarda e dove si fissa, cioè si fissa sul prodotto o si fissa su altre cose, perché se si fissa su altre cose le cambiamo. Allora vedi che tutti questi pallini corrono sullo schermo, c'è chi guarda il prodotto, chi guarda le tette della mamma, cioè, tutta una roba così. Però se la maggior parte si concentra sul prodotto, ok. E questo è il senso dell'eye tracking in quel campo. Cito l'eye tracking perché se io corro allo specchio e mi filmo in quel momento cessa, ho come l'impressione, ma anche in altre occasioni, che qualcuno vede attraverso i miei occhi. O quantomeno uno vede su cosa i miei occhi si concentra, dove si concentra la mia attenzione con lo sguardo. E sembra assurdo, ma la tecnologia esiste. Com'è possibile anche il riconoscimento delle emozioni facciali, come l'emotion? Allora, questa dell'eye tracking non è proprio famosa, mentre quella dell'elettrocardiogramma, dell'ECG, elettroencefalogramma, scusa, che valuta il coinvolgimento emotivo di una persona che osserva un oggetto, per fare il brain imagining, e attraverso la misurazione dell'attività del cervello si può osservare dalle aree cerebrali quali si attivano. Questa la conoscono tutti, però l'eye tracking è meno nota, sinceramente. Dunque la gente non se l'aspetta. E l'emotion recognition technology è quella che fa delle scansioni della faccia e riconosce le tue emozioni. Questa viene usata negli interrogatori, nei colloqui, per vedere se le persone mentono o cosa stanno dicendo. Pertanto, come ho detto io, se tutto questo è possibile nell'ambito di indagini di mercato, deduco sia altrettanto possibile in ambito di servizi di intelligence, i quali possono usufruire di intelligenza artificiale, 1, infrastrutture sul territorio e nei cieli, 2, 3, di personale addestrato, nonché di infiniti fondi per sovvenzionare queste iniziative. È inutile girarci attorno. Per quello che ho appena detto, io affermo, proprio che ho scritto questo, lo dico anche adesso, affermo con certezza che chi mi osserva H24, 24 ore al giorno, 7 ore su 7 da remoto, vede quello che vedo io, vede su cosa si concentra la mia attenzione, individua e anticipa i miei pensieri e interpreta i miei stati d'animo. La tecnologia per fare queste cose c'è. Altre cose che raccapriccianti che accadono è che nel tormentarmi con il sonno mi svegliano
tipo alla stessa ora e stessi minuti, ogni 2 ore. Cioè, tipo a mezzanotte a 12 minuti ti svegliano, mezzanotte 12, 4 e 12, e poi dopo una settimana cambiano, può essere mezzanotte 34, notare la finezza, perché ti svegli e guardi l'ora, no? E cosa succede? Che in questi, quando mi svegliano in queste condizioni, io praticamente apro gli occhi e sono vigile. Non è che ti svegli, ti strofini gli occhi, oddio, che ora è? Ti svegli, sei vigile. Dopo pochi secondi che mi hanno svegliato, senti passare una moto che squarcia il silenzio della notte, oppure una bambina che piange, oppure una tapparella molto rumorosa che scende. La tapparella molto rumorosa fa il rumore, lo stesso rumore che fa i treni che vanno piano sulle rottaie, una roba del genere. E i miei vicini non hanno le tapparelle, hanno le tapparelle come le mie, non fanno sto rumore. Questo vuol dire che sono rumori voice to skull, sicuramente, rumori artificiali. E ultimamente mi svegliano 15 minuti prima della sveglia. Io, dipende da come è il programma, non ho sempre lo stesso orario di sveglia mattutina. Dunque loro vedono attraverso il mio smartphone la sveglia. Sentite questa. Ad aprile, e qui la zona è tranquilla, a una certa ora si svuota il traffico, non c'è più, sabato e domenica tranquillo, inizia, ma ad aprile, una domenica, passano un sacco di moto, ho detto vabbè, a sto punto c'è un moto raduno da qualche parte, e sabato, il weekend dopo, sia sabato la domenica, qua là, vabbè, un altro moto raduno, guardo, non c'è nessun moto raduno. Da maggio 2022 ad oggi tutti i giorni passano moto e macchine da rally, tutti i giorni passeranno 100 moto che fanno dei rumori assurdi. Io ho fatto la prova con le cuffie antirumore su consiglio di Emiliano, fatela anche voi. Prendo queste cuffie antirumore, sono quelle cuffie da cantiere, mi metto tranquillo qui con le cuffie e inizio a sentire che i rumori che io sento di solito, quelli tra l'altro più strani, con le cuffie su hanno la stessa frequenza, ergo sono rumori creati all'interno dei miei canali uditivi, punto, non c'è altro. A sto punto tengo le cuffie su anche per gli altri giorni, giusto per valutare sia la quantità di rumori e la quantità di rumori, e insomma fai le tue valutazioni, fatelo anche voi, tenetelo più giorni. Capita che in certi momenti devo togliere le cuffie perché il rumore mi fa vibrare la base sotto l'orecchio, e a sto punto ho detto, ma cosa sono, i rumori che vogliono entrare nella cuffia o i rumori che stanno uscendo? Proprio un fastidio, tutte e due le orecchie tremano sotto il collo. Va che a sto punto sento le moto dentro con le cuffie, sento le moto ovviamente che passano a gran... La cosa strana è che a sto punto questa un po' mi mette... Cioè, è stato un momento di svolta questo. Perché a sto punto osservo e vedo che le moto che passano, tipo anche le macchine rumorose, com'è possibile che dico che un'Audi nuova di stecca faccia un rumore così... da marmitta rotta, forte, cioè, non ha senso. E l'altra mattina proprio, ma poi ho constatato che anche i rumori vengono praticamente amplificati, i rumori che sento vengono amplificati, praticamente può passare anche una moto che io non lo osserverei, ma viene amplificato il rumore. L'altra mattina proprio ero qui, tremavano i muri, ho detto, beh, questa moto bisogna proprio vederla perché sarà la moto più grande del mondo. Esco, erano due cinquantini, due ragazzini col cinquantino, quello fuori strada, con lo zainetto che andavano a scuola. E a quel punto il rumore si dissolve nel traffico, in quel traffico che c'è. È normale? No. Accade un periodo che al mattino sentivo sto rumore, tipo una moto, non so se è presente, il BMW, il Boxer, che al minimo, che fa quel rumore costante, fastidiosissimo. Esco
e il rumore non... cioè, sembrava addirittura che fosse dentro all'angolo del palazzo, che non ha senso, cioè non può correre lì una moto. Ho detto, ma sto qua può andare fuori un po', correre anche dall'altra parte, o deve girare qua intorno? Praticamente, quando uscivo, sto rumore si dipanava, così, si confondeva col resto del rumore del traffico, ma comunque era un rumore già alto rispetto al solito. Praticamente sono tutti rumori simulati, pertanto, e tuttora comunque persistono, me li fanno tranquillamente. Allora, io passerei alla fase, assieme a tutte queste cose, io direi passare alla parte finale, cioè quella allo stalking di strada. Ho iniziato a vedere questi effetti, so che li vedete anche voi, che li subirete, li state subendo. Emiliano, mi senti? No, ti stavo sentendo quello che dicevi, è tutto vero, insomma, che stai dicendo delle cose che si scontrano sia alle interviste, ai video che noi abbiamo fatto, anche con le altre vittime, e poi loro vogliono proprio creare questo tipo di programma di manipolazione. Infatti il disturbo del sonno me lo fanno anche a me durante la notte, mi svegliano parecchie volte dopo le 2 di notte per far sì che non scenda nella fase REM praticamente. Infatti la mattina mi sveglio che sono stanco e purtroppo devo andare al lavoro, e molte volte creano anche di stati di sonnambulismo quando guido, perché ho questi colpi di sonno anomali, e molte vittime dicono la stessa identica cosa. Ok, passiamo all'ultima fase, quello dello stalking, gang stalking, quello di strada. Questo qua è iniziato gradualmente, ve lo dico subito. Inizialmente ho visto delle persone che praticamente mi venivano incontro sguardo fisso, eravamo io, cioè mi venivano incontro a piedi, e non si spostavano, cioè intercettavano la mia traiettoria o mi spostavo io, questi qua ci scontravamo, che è un gesto, al primo momento rimani un po' così, no? È un gesto parecchio da maleducati. Più va avanti, la cosa si intensifica, la faccio breve, vi dico perché ho capito che non dipendeva da loro, ma dipende da qualcosa di molto più grande. La strada che faccio io per andare al lavoro, non ci sono auto, non ci sono moto, non ci sono biciclette, niente, tutti pedoni misti tra locali e turisti. Mi chiedo, è possibile che su una stradina stretta una mamma con dei bambini, qualora vede un signore che arriva con dei pacchi, perché io sono sempre con dei pacchi, non dice ai bambini spostati, lascia passare il signore, sguardo spento, avanti, non ti lasciano passare. Ma questo... per dire, inizio con i bambini, perché erano parecchi gli esempi, e la cosa diventa sempre più frequente con sti bambini, ma poi anche gli adulti, ostruire il passaggio, far finta di niente, come non vederti, bambino si stacca dalla mamma e si mette a fare l'aeroplanino, e si mette proprio quando tu stai arrivando a girare in mezzo, perché lo devi schivare, ma aggiungi questo, con gli altri 3-4 bambini che ti è accaduto prima, la signora col passeggino che ti attraversa la strada e si blocca e ti ferma, l'altra signora che cerchi di superarla e si sposta man mano che tu, dalla direzione dove tu la stai per superare, è giù, allunga ancora la strada, dice, ma sta qua, ha gli occhi dietro. Esco dalla porta del lavoro, cioè esco da un pubblico, da uno spazio privato, mamma, papà, questi turisti coi bambini piazzati davanti, non si spostano, e cioè, vedi che sto per uscire da casa mia, tra virgolette, fermi, le belle statuine. Cosa accade? Che inizio a mangiare la foglia, dico, qua c'è qualcosa di strano, perché poi una mattina, due su una mattina, in totale mi è accaduto 3 volte. Qualcuno che sta camminando nella tua direzione opposta, vi state per incrociare, ma lui si avvicina alla tua faccia e ti dice qualcosa in faccia con fare minaccioso. Non si capisce quello che dicono,
Una volta avevo le cuffiette, altre volte non, proprio ho capito che non si capisce. Una mattina mi ha toccato due volte, sono mattinata, ho detto ah, beh, no. Adesso arriva notte. Poi fanno ovviamente tutte quelle cose di teatro di strada con riferimenti che ti fanno capire che sono i cavoli tuoi o che pensano di saperli, ti ostacolano in continuazione. Cosa accade in questa situazione? Che la cosa diventa sempre più frequente, e questo deve sommarlo al fatto che vai lì, che sei lì, che non hai dormito e che hai tutte le scosse addosso. Accade un momento che loro proprio ti fanno capire, ah, le cose che ho capito, che ho detto ok, qua siamo alla pazzia totale, è che ormai avevo mangiato la foglia e avevo visto, stavo facendo una stradina stretta e ho detto adesso quel bambino che è lì con sua mamma indietreggia e mi ostruisce il passaggio. E così è stato. Ho detto, ma com'è possibile che il bambino senza nessun segnale indietreggia e ostruisce il mio passaggio? Impossibile. Altro episodio, gruppo di turisti che guardano in alto con la testa che gli stanno indicando qua e là, una signora si gira, tipo robot, si gira, si stacca dal gruppo e si mette davanti a me, davanti alla traiettoria. E poi sono accaduti altri episodi come questi e ho detto no, non può essere, perché anche immaginate voi che andate in vacanza in Giappone, che siete di una certa età magari, andate in vacanza in Giappone e cosa accade? Se è vero che sti qua sono una setta, un gruppo di associati che hanno un'app e che sono tutti d'accordo e si scrivono attraverso l'app, sei nella zona di un target individual, fai questo, qua e là. Ma se sei una persona anziana, che sei in vacanza in una città che non è la tua, che sei disorientato, avrai anche il jet lag, cioè sei con le guide, con le comitive, perché sennò ti perdi, cosa vuol dire che sei col cellulare in mano, pronto a ricevere l'ordine? Capite che la cosa non ha senso? Ti dicono ok, tu sei nella zona a 2 metri dal target individual, girati e ostruisci il passaggio. Ma anche se fosse, se uno fa una roba del genere, è possibile che la faccia solamente perché sennò, se non la fa, gli toccano le cose che toccano ai target individual? Cioè, lo farà in seguito a un compenso o qualcosa? Non ha senso questo. Non so se ho reso bene l'idea di questa cosa qua, e il fatto sta che proprio in un po' alla volta qua siamo ormai a scosse elettriche, senza sonno, con che si manifestano queste cose qua, arriva un giorno che ti fanno proprio vedere, guarda cosa siamo in grado di fare, guarda quanto siamo potenti, e qua siamo alla fine, e a quel punto tu o lì hai una crisi psicotica, che ti metti a urlare con le mani sulla testa, perché è veramente impattante sta roba, perché ti rendi conto veramente che hanno risorse infinite e potere infinito, oppure reagisci. Io ho reagito, tanto ne avevo passate così tante, nel senso che a me, io ho visto, ho capito, ho percepito e ho capito la potenza che hanno, il potere che hanno, però dico, vabbè, pazienza, non mi mandate in crisi per questo. E altre cose al volo, ricevo scosse al palato molle, e questo quando sto mangiando praticamente mi fanno tossire, anche, cioè, proprio soffoco, e capita che poi esagerano e mi fanno anche vomitare. È aumento classico della temperatura corporea nella zona dove dormo. Per quanto riguarda i sogni, si ha la sensazione di fare sogni che non ti appartengono, sono molto lontani proprio da te, non c'è niente, stranità totale, io li definisco siderali.
Poi ho fatto una volta un sogno realistico spaventoso, con tanto di mi sono sentito afferrare la gamba, ma proprio la sensazione era vera, però non c'era nessuno, dormo con la luce, con una lucetta accesa da quella, è successo anni fa, perché è stato veramente, ho iniziato a guardare dappertutto, e molestie con odori, queste a me le fanno spesso, cioè ti sento odori tipo di ossa di animale lesse, olio di fritto strausato vecchio, aceto cotto, mi svegliano al mattino con questi odori, oppure me li fanno sentire anche durante il giorno. E alterazione del gusto, e qua è un'altra roba che fanno, tipo il caffè al bar, allora te la prendi col barista perché ti fa il caffè che sa che fa schifo, e poi altre cose te la prendi con chi te le vende. Adesso non entro nel dettaglio perché sennò si capisce chi sono. La tecnologia, confermo che i social sono monitorati e te li alterano, se vuoi racconto anche due cose su questo. Poi il frigorifero e il condizionatore ti fanno fare dei scoppi fastidiosi, sembra tipo quando cade la grandine. E, internet a me alle 18 si spegne, proprio va in palla, sta qualche minuto che non va, dopodiché riprende. Mi tolgono internet per giorni, una volta è successo anche per una settimana, lavora tu senza internet. E, ho preso un'altra SIM, hanno bloccato anche quella. Telefonate continue di telemarketing anche il giorno di Natale, che insomma voglio dire, e poi nei momenti meno opportuni, quando hai appuntamenti, quando sei di fretta, ti arrivano sempre queste telefonate. A sto punto io ho finito. Se allora hai detto delle cose molto importanti prima, il teatrino da strada. Il teatrino che cosa vuol dire? Che le marionette vengono pilotate per fare determinate cose o per intralciare la nostra vita o il nostro cammino. Molte persone non hanno pensato però a questo, che queste agenzie deviate sovraistituzionali hanno delle tecnologie in grado di manipolare tutte le persone che ci stanno intorno. E come hai detto successivamente, questi mi vogliono far vedere che hanno questo tipo di tecnologia e che hanno fondi illimitati e che possono fare tutto. E infatti io mi sono accorto in una festa di compleanno dove c'erano persone che io conoscevo perché erano tutti amici d'infanzia. Venivano manipolati per farmi battute un po', insomma, un po' continue contro di me per il fatto che io avevo fatto delle interviste proprio sul controllo mentale. Allora loro scherzavano, ridevano e mi facevano tutte queste battute. A un certo punto una persona che è venuta con me alla festa ha detto: ma perché questi ti stanno facendo queste battute? Quello che dice è tutto vero, cioè non è che sono cose inventate. E loro insistevano a prendermi in giro su questa cosa. Quando glielo ridetto il giorno dopo hanno detto: va, abbiamo bevuto, abbiamo detto queste cose così. Dice: ma come lo ricordo quello che abbiamo detto? Per farti capire che molte volte hanno dei gesti involontari o dicono delle frasi involontarie o rispondono in modo molto aggressivo involontario proprio perché li manipolano col controllo mentale, ma loro non si accorgono di essere manipolati. Nel film Fattore di controllo o Control Factor, te lo consiglio, vedilo, perché quando lo vedi dici: ma com'è possibile? Sembra proprio quello che mi hanno fatto a me, o sembra proprio il programma di controllo e di manipolazione che fanno la maggior parte delle persone. Nel film fanno vedere che i due protagonisti del film camminano per strada e si vedono le persone che all'improvviso, come se vengono collegate da qualche frequenza, da qualcosa, cambiano personalità e incominciano a infierire contro di loro, dicendogli delle frasi e delle parole degli avvenimenti che sono accaduti o che stanno per accadere. Quindi lì fanno proprio capire che con questa tecnologia interagiscono con i centri nervosi,
io credo con un elettroencefalografo trascranico elettromagnetico, che attiva delle frequenze nel cervello e fa sì di far partire delle deduzioni cerebrali o delle stati di ansia o stati di aggressività, stati di paura, stati di eccitazione molte volte, perché molte ragazze sono state attaccate anche con le frequenze dell'eccitazione, e addirittura io ho fatto un video che si chiamava Porno Ipnosi, dove citavo il riassunto delle testimonianze delle ragazze che sono state proprio attaccate con queste armi e le attaccavano proprio nell'intimità mentre stavano con il proprio ragazzo, o tanti ragazzi sono stati attaccati mentre stavano con le proprie ragazze, che addirittura una ragazza gli ha detto al proprio ragazzo, gli ha detto: ma non ti piaccio più, non sei più attratto da me a livello sessuale. E quel ragazzo gli ha detto: no, io sono attratto tantissimo dal tuo corpo, da te, dice, però purtroppo sono loro che mi attaccano, mi mettono delle frequenze e io non riesco più a avere l'erezione o addirittura ad avere un orgasmo. La stessa cosa l'hanno fatta a molte ragazze, che tante addirittura devono fingere per stare con il proprio ragazzo o con il proprio marito, perché ovviamente l'attacco e la manipolazione è continua. Pensa che io stavo con una ragazza che era molto più giovane di me, circa 10-15 anni di differenza, e loro mi dicevano in testa che io ero un pedofilo perché andavo con questa ragazza che aveva 21 anni. E io gli ho detto: guardate che questa non è una bambina, c'ha 21 anni, è maggiorenne, è venuta con la sua macchina. E loro insistevano e mi dicevano: vergognati, 15 anni di differenza, di qua e di là, per buttarmi giù psicologicamente. E io invece quel giorno ho fatto totalmente l'incontrario. Gli ho detto: allora, se mi state guardando con queste tecnologie dentro casa, vi faccio vedere come una persona fa realmente l'amore con la propria ragazza. E loro ci sono rimasti male per questa cosa. Invece di buttarmi giù a livello sessuale, io invece mi sono rinforzato e praticamente loro ci sono rimasti male, perché di solito le persone si devono suggestionare o devono si devono vergognare perché stanno facendo l'amore con la propria ragazza. È una cosa bella avere dei rapporti intimi con la propria ragazza e dare più amore o più affetto possibile alla persona, insomma, cara, che gli vuoi bene. E invece loro ti buttano giù facendoti credere tutto all'incontrario. Pensa che c'è una signora che lei stava facendo, era entrata in un corso, insomma, doveva diventare suora questa persona. Mentre stava facendo praticamente tutto quanto la trafila per diventare suora all'interno di un seminario, l'hanno attaccata con le frequenze dell'eccitazione, cioè praticamente l'hanno fatta innamorare del prete più anziano di tutta quanta la struttura. E lei giustamente è andata a dire queste cose alle madri superiori, la madre superiore che ha detto: guarda, io quando sto a fianco a questo prete io sento delle forti emozioni, sento dell'eccitazione. E loro gli hanno detto che praticamente lei doveva stare tranquilla, non doveva cadere nelle tentazioni della carne, che non indossano l'abito da suora ma diventano suore ugualmente, tipo suore civili, per dirti. Sì, è presente. E alla fine l'hanno buttata fuori da questa struttura, perché hanno detto che lei entrava troppo in tentazione con la carne. Dice che se diventava suora ovviamente avrebbe creato dei problemi o sarebbe cascata in tentazioni o addirittura in rapporti sessuali. E lei ha detto: ma io non c'entro niente. E lei a quei tempi credeva che era Satana, che era il diavolo, che erano delle entità che gli creavano questo. Invece quando poi ha visto i video testimonianza, ha capito che erano questi che la manipolavano col controllo della mente a distanza, e che lei era cascata praticamente nel loro tranello per farla andare via da queste strutture della chiesa. Ti volevo chiedere un'altra cosa che è molto importante. Cioè, dopo 2 ore di gestazione, 2 ore di intervista, hai detto delle cose
importanti, molto tecniche, molto plausibili e che corrispondono alle altre interviste delle altre vittime del controllo mentale, perché la maggior parte dei programmi e delle manipolazioni sono quasi tutte uguali, perché cambia solamente il ragionamento della persona, i stati emotivi, stati di suggestione o stati di paure o di ansia che l'individuo stesso, quando viene attaccato con queste armi, con queste tecnologie, è più, più sensibile. E te giustamente hai subito questi attacchi e queste manipolazioni, come l'ho subito io, come mi attaccano anche a me durante la notte, oppure molte volte mi mettono questi sogni che sembrano film, ma in realtà virtuale, e ti fanno sentire delle sensazioni come se il cane ti mozzica il piede e te ti risvegli all'improvviso, oppure ti creano uno stato di ansia o un incubo, simulato, e quando succede un avvenimento, insomma, particolare durante questo sogno, uno si risveglia perché lo stato, insomma, delle frequenze, della manipolazione e delle amplificazioni che ci creano proprio per crearci questi disturbi e queste patologie devono interagire con una sorta di elettroencefalografo che studia e decodifica le nostre capacità cerebrali o le nostre sensazioni, le nostre emozioni o i nostri stati di animo. E purtroppo la tecnologia di controllo e manipolazione mentale è proprio questo: manipolare le frequenze primarie del cervello per indurre le persone a fare o a pensare o ad avere dei stati di malattie o sintomatologie, proprio per poter deviare l'individuo, a farlo sembrare ovviamente una persona malata di mente, così diventa una persona poco credibile. Però lo scopo è quello. Lo scopo è quello. Però adesso, cioè, dalla tua esperienza, vuoi dare un consiglio alle persone che ascolteranno questa tua intervista testimonianza? Sì, certo. E il consiglio che io, i consigli, scusami, ti prendo ancora qualche minuto. Allora, i consigli che io voglio dare alle persone che si trovano in questa situazione è, prima di tutto, fare attenzione ai collegamenti, perché loro li creano. Non fatevi ingannare, in pratica. Cito solamente, perché Emiliano l'hai citata tu, sta signora, in altri video, la signora di Lugano, che ha fatto dei video. Complimenti alla signora, perché ha dimostrato di essere combattiva e di tenere a se stessa, ed è così che va fatto. Peccato però che spari un po' in aria, nel senso che ha capito tante cose. Faccio un esempio: ad esempio, in quanto donna, lei osserva i particolari, tipo non avevo mai visto, non avevo notato le persone che tossiscono, le persone con le braccia incrociate dietro alla schiena, oppure chi si soffia il naso. Io non li avevo osservati, ho iniziato a osservarli dopo aver visto questi video. Lei, ovviamente, a lei sfugge la visione d'insieme. Se io ho visto i suoi video e dico una cosa: se guardate bene, lei, che fortunata, è riuscita a trovare non una ma ben due testimoni. Fatalità, due signore dell'est Europa, che hanno confermato: sì sì, è vero, mi pagano per disturbarti durante il sonno, di andare a scendere da fare in terrazzo, cioè sono nei suoi video queste cose. Oppure una addirittura ci ha messo la faccia e ha detto che sì sì, è vero, siamo andati in palestra e c'è stato l'affollamento. Anche l'affollamento è un'altra tecnica. Una cosa non è credibile, perché due testimoni, bravo, stalker, che vanno lì a dirti le cose, vuol dire che poi si condannano a morte, fine. E pertanto, attenzione ai collegamenti. Cosa hanno fatto la signora? La signora è stata brava, si è esposta, ha denunciato, ha detto qua e là, sono andati a ripari, gli hanno mandato due di ste qua che gli hanno contato la storiella, e in più la signora è riuscita addirittura a risalire al mandante. Cioè, la signora è convinta che a fare tutto questo, che se lei va a Parigi alle persone che le corrono dietro per tossirle, per tossire vicino a lei, è stata la figliastra, perché lei è separata dal marito. Mi dispiace tanto. La famiglia dell'ex marito, le dice. Sì, la figliastra. L'hanno convinta che è lei, pertanto adesso lei va avanti a combattere. Ma la stessa cosa è accaduta a me.
Cioè, ogni volta che ti accade qualcosa, tu cerchi un sistematico, cerchi un responsabile. Ah, allora è quella persona lì che gli sto sulle palle, oppure l'ex collega di lavoro, faccio esempi così. Tu cerchi una giustificazione, ma ti sfugge la visione di tutto l'insieme. Ma è normale. Però se uno si guarda sti video, se uno, sti interviste, se uno sa che un amico, il figlio è coinvolto, gli passa il video, insomma è avvantaggiato. Cioè, vuol dire fare passi da gigante dentro questa storia, avere già chi ti racconta. Pertanto, come dicevo, fare attenzione ai collegamenti che creano, li creano loro, non fatevi ingannare. Vi do dei consigli, perché io proprio queste cose le uso ogni giorno, per la salute. Prendetevi cura di voi, fate sport, l'ha già detto un altro intervistato, fate sport, andate in palestra, vi sarete stalkerizzati anche lì, per carità, ma magari chiudetevi dentro la sala, fate degli esercizi, su YouTube ci sono tante cose che potete fare, guardate là. Prendete degli integratori alimentari, io prendo il NAC, che è la N-acetilcisteina, è un precursore del glutatione ed è un antiossidante, un potente antiossidante. Ossida tutti quei metalli, quello schifo che ingeriamo e che respiriamo tutte le mattine. Vitamina D più vitamina K rinforza il sistema immunitario, in più l'apparato circolatorio, la vitamina K2, scusa, è tardi, adesso inizio a... La vitamina C di base, tutti i giorni, omega 3 va bene al cuore. E per lo stress, perché ne avete tanto, perché l'ha confermato anche Pierpaolo Zaccai ultimamente, ho sentito, ha fatto proprio un discorso molto ampio su come viene prodotto il cortisolo, che è l'ormone dello stress, ed è dannoso perché ti mangia proprio la massa magra, ti distrugge. Pertanto vi consiglio vitamina D, tutta la gamma della vitamina D, starebbe qua ogni giorno. Se non volete, al minimo multivitaminico. Pertanto, per lo stress vi consiglio tutta la gamma della vitamina B, è una compressa unica, e la ashwagandha, che è una radice indiana. E questa per lo stress è fantastica, come anche la maca, che è una radice peruviana. Prendete questa roba qua. Per chi ha problemi ai tendini, perché io quando avevo mal di schiena mi svegliavo, sembravo un vecchio di 80 anni, se avete problemi ai tendini, alle unghie, prendete il collagene idrolizzato. Io ho risolto con quello, mi sono ricresciute tutto quanto, perché queste robe qua, tutte queste onde, queste frequenze ti danneggiano la salute, e praticamente con questo che vi ho detto rafforzate il sistema immunitario e vi mettete a riparo dallo stress e anche il sistema circolatorio. Se ultima cosa, anzi, fate la denuncia, fatela, perché adesso che lo dico adesso, stavo per dirlo prima, lo dico adesso, dopo quello che vi ho appena raccontato, tutto quello che ho passato e che sto passando, ma secondo voi, per se qualcuno ha paura di dire no, non la faccio perché sennò poi quella, ma secondo voi, dopo quello che ho passato sto passando, cosa può andare peggio? Cioè, non lo so, scrivetelo nei commenti. Cosa può andare peggio? Mi uccidono, perché non mi hanno già ucciso così. Hai detto una cosa giusta, bravo. Non lo so. Alla fine, dico questo. Dopo tutta sta roba qua, cosa ce ne facciamo di tutta questa cosa? Ce l'abbiamo? Soccombiamo? Oppure evolviamo? Nel senso che cioè, evolvere vuol dire anche perdonare. Io ho finito. Vi lascio con questo pensiero ultimo, cioè parlo io, cioè, ho detto sta cosa, ma io, nel senso è una riflessione che vale anche per me, non è che io sono un perfetto che ho già applicato tutto. Io ti ringrazio per questa tua intervista testimonianza, che è molto bella, cioè molto tecnica, molto, molto sentita, cioè io... mi venivano i brividi quando ti sentivo dire determinate cose, perché sono tutte le stesse manipolazioni, attacchi che ho subito io, che partono ovviamente dopo il 10 febbraio del 2001. Dovremmo fare un'intervista insieme con Pierpaolo Zaccai,
a breve che la stiamo preparando questa intervista, e poi faremo anche un'intervista tecnica che utilizzeremo delle strumentazioni per fare un'analisi sia con l'elettroencefalografo che ho io e sia con un misuratore di campo, così facciamo vedere praticamente come funzionano le frequenze del cervello e come questi semplici strumenti riescono a captare e decodificare le frequenze cerebrali e i nostri stati di rilassamento, i stati di concentrazione, i stati di attenzione. Perché chi conosce la mappatura cerebrale, conosce perfettamente come funzionano le frequenze del cervello, sanno perfettamente come interagire con i nostri centri nervosi centrali, e se conoscono bene questo e hanno soldi limitati e tecnologie illimitate, come uno stato deviato sovraistituzionale o massonerie deviate sovraistituzionali o servizi segreti mercenari sovraistituzionali che operano con tecnologie di intelligence geospaziale o controspionaggio e hanno la capacità di farci credere persone magari pericolose per lo Stato, pericolose per la sicurezza nazionale o pericolose per i loro comodi, perché una volta che noi ci risvegliamo da questo stato ipnotico collettivo, incominciamo a ragionare e a capire che veniamo sottoposti a esperimenti per il controllo della mente a distanza, esperimenti per collaudo di tecnologie e attestazione di frequenze o di effetti collaterali che possono a lungo tempo essere creati da queste tecnologie di controllo e di manipolazione mentale. Qualcuno ha detto che sono armi non letali. Allora io direi a questa persona che ha detto che sono armi non letali, direi: allora perché non le sperimenti su tuo figlio? Perché le devi sperimentare su persone innocenti, persone oneste che non fanno niente? Noi non siamo consenzienti ad essere sottoposti a torture fisiche e psicologiche o ad essere sottoposti ad esperimenti in continuazione. Ma tanto noi abbiamo una sorta di scudo di difesa, fare le denunce in continuazione, anche una volta l'anno, anche 2 volte l'anno, oppure ogni 2 anni, come faccio io, in modo che noi ricordiamo alla magistratura che siamo delle cavie consapevoli sottoposte a spionaggio con queste armi o queste tecnologie satellitari. Ci vedono dentro casa con le telecamere a scansione sintetica multispettrali, che sono dei radar o georadar scanner a scansione sintetica con multifrequenze, con frequenze millimetriche e scalari, come il body scanner, oppure come una risonanza magnetica, perché loro attraverso queste frequenze sono in grado di individuare il nostro corpo attraverso una geolocalizzazione GPS. La geolocalizzazione GPS serve da mirino sul nostro corpo e poi sparano le frequenze nel punto designato. Ovviamente, sapendo perfettamente come interagiscono determinate frequenze sul nostro corpo, metti la frequenza del dolore e sai che la frequenza 1, 2 e 3 corrisponde al dolore del piede. Il cervello non riesce a captare se realmente noi abbiamo un dolore al piede o se è una frequenza immessa nel cervello effettuata da una mappatura cerebrale perfetta a distanza. Il cervello capta queste frequenze e ci fa sentire tutte queste sensazioni, come sentire gli odori, sentire i profumi. Una ragazza gli facevano sentire dentro casa l'odore degli escrementi del cane. Lei girava dentro casa per cercare se trovava gli escrementi e non c'era niente. E mi fanno sentire il gas oppure mi fanno sentire l'odore del benzina in continuazione. A qualcuno gli hanno fatto sentire l'odore della droga dentro casa, come se lui si stava facendo delle canne e credeva che qualcuno gli aveva messo la droga dentro casa e cominciava a smontare tutta l'abitazione perché ha detto, dice: com'è che sento questo odore? Un altro ragazzo in Alta Italia gli facevano credere che mettevano dei gas dentro casa attraverso le condotte dell'aria condizionata e lui diceva che erano i vicini di casa che lo volevano uccidere perché gli serviva l'appartamento
a un condomine. Cioè, io ho parlato con questa persona che ho detto: non credere questo, che non possono utilizzare queste tecnologie semplici civili che camminano per strada, oppure semplici persone così che ti vengono vicino. Queste devono essere persone molto preparate nella tecnologia, nel controllo, devono essere medici specializzati in determinati tipi di frequenze, o psicologi, o psichiatri, o neuroscienziati che conoscono la mappatura cerebrale alla perfezione, o hanno programmi che permettono di individuare o creare determinati tipi di sensazioni, determinati tipi di manipolazioni dirette con queste armi e queste tecnologie. Io voglio dire solo un'altra cosa, poi chiudiamo questa intervista testimonianza. Il mio canale pubblico di Facebook è Emiliano Babilonia Italia. Se vi volete iscrivere e contattarmi sia tramite Facebook o tramite Messenger di Facebook, oppure mi potete contattare tramite email vittime del controllo neurale @gmail.com e possiamo fare un'intervista tramite anche Gmail. Iscrivetevi ai canali di YouTube Angeli Custodi MK Ultra Italia, che è il primo canale, e poi Emiliano Babilonia 1, che è il secondo canale. Oppure seguite i miei blog vittime del controllo neurale satellitare .blogspot.com, oppure seguite il mio secondo blog che è satellitispia.blogspot.com, con 3 milioni 100.000 visualizzazioni a livello mondiale. Più siamo, più ci riuniamo insieme, più interviste e testimonianza riusciamo a creare e pubblicare sui canali, e più non potranno dire che noi siamo praticamente persone malate di mente, pazze o con problemi cerebrali e tanto altro. Io per adesso vi saluto, saluto anche il nostro amico che credo che si sia scollegato, non so sia caduta la linea. Ringrazio tutti quanti voi per l'ascolto e ci risentiremo, insomma, a presto. Mi sa che è cascata la chiamata. Cascata la chiamata con il ragazzo. Mi senti? Sì. Ho visto che è cascata la chiamata Tu praticamente. stavi parlando, è andato via il volume, non sentivo più niente, dunque ho chiuso. Ho capito. Allora, niente, io sto dando i saluti a tutte le persone, ringrazio tutte le persone che praticamente divulgheranno e ascolteranno questa tua intervista e testimonianza. Io ringrazio te e ringrazio tutti. Ok, ti ringrazio tantissimo, insomma, per questa tua testimonianza che è molto importante, che farà capire a tante persone che non sono pazze, malate di mente, ma che vengono manipolate Perfetto. con questo sistema di controllo e di manipolazione.